Buongiorno a tutte e a tutti e benvenute, benvenuti all'Università degli Studi di Siena. Oggi siamo felici di essere qui con voi per ricordare Pierpaolo Pasolini a 100 anni dalla sua nascita. È un grandissimo privilegio poter essere qui con tutte e tutti quanti voi. Io volevo salutarvi e tutte e tutti per aver deciso e ringraziarvi per aver deciso di essere qui questa mattina per ricordare uno dei giganti del Novecento italiano. Prima di dare la parola per i saluti al dottor Fidora e ai nostri e alle nostre compagne di viaggio, io vorrei fare dei ringraziamenti. Dei ringraziamenti che non sono assolutamente formali, ma sono dei ringraziamenti proprio di cuore, sentiti. Il primo ringraziamento va al professor Francesco Frati, il magnifico rettore, perché ha immediatamente creduto nella bellezza e nella portata di questa iniziativa e ci ha subito messo a disposizione l'Ateneo. E oggi purtroppo non è qui con noi per impegni istituzionali, ma poi ci porterà i suoi saluti attraverso il dottor Fidora. In secondo luogo, ma vado per ordine non di importanza, semplicemente perché tutto insieme non si può dire, io desidero ringraziare il professor Pierluigi Pellini, direttore del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne, il professor Enrico Zanini, direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, il professor Niccolò Scaffai e Gianluca Venzi, il nostro comitato scientifico, perché hanno immediatamente anche loro creduto nell'importanza di questo momento e hanno fornito alla giornata un supporto scientifico fondamentale. Un ringraziamento altrettanto sentito va al direttore generale, il dottor Emanuele Fidora, il quale anch'egli immediatamente creduto nell'opportunità e nella necessità per il nostro Ateneo di avere un momento di riflessione e di condivisione sulla figura di Pierpaolo Pasolini. E lo ringraziamo anche perché ha messo a disposizione mezzi e risorse affinché questa giornata potesse esserci. Permettetemi ancora un ringraziamento alle colleghe e ai colleghi degli uffici coinvolti, l'ufficio eventi, l'ufficio comunicazione e stampa, l'ufficio esercizio e tecnologie, l'ufficio servizi amministrativi e contabili, la segreteria del rettore. Ancora desidero profondamente ringraziare la relatrice e i relatori che oggi interverranno perché ci faranno vivere il privilegio di condividere il loro percorso sulla figura di Pierpaolo Pasolini, i loro studi, il loro sapere, la loro conoscenza, mettendola a nostra disposizione. Un ultimo ringraziamento molto sentito va ai compagni e alle compagne di viaggio dell'Associazione Metamorfosi, dell'Università dell'Uguaglianza, dell'Associazione Futura Siena, del Circolo Ampi Atenei Senesi Carlo Rosselli, per il loro supporto fattivo nell'organizzazione e nella realizzazione della giornata. Passo ora la parola al dottor Fidora. Grazie Katia, mi hai esonerato da tutta una serie di ringraziamenti e per quindi questo ti ringrazio, per l'appunto faccio un ulteriore ringraziamento a te, ma insomma è un orgoglio, un onore. Ieri abbiamo fatto anche un'altra iniziativa di inaugurazione di una mostra in cui
La parola orgoglio è risuonata spesso nella nostra discussione, nella nostra presentazione e anche oggi permettetemi di dire che è un orgoglio per l'Università di Siena e quindi questo lo dico anche a nome del Rettore che non ha potuto essere qui presente con noi, ospitare un evento così importante nel ricordo di una figura così importante del Novecento. Come diceva Katia, stiamo ricordando la nascita di Pasolini nel centenario della sua nascita. Pasolini nasce a Bologna nel 22, per l'appunto, nel marzo del 22, e oggi è l'occasione importante per noi, per l'Università e credo anche per tutta la comunità scientifica e sociale della nostra università, del nostro territorio, ricordare una figura così importante del Novecento, così controversa sicuramente e certamente nel corso della giornata analizzeremo anche le opere, la vita, i vari campi di interessi di Pasolini in una prospettiva sicuramente di ricordo della sua opera, ma che è un ricordo che è ancora vivo nel presente, perché i temi che, come sapete tutti, insomma, erano cari a Pasolini, sono ancora di, almeno alcuni sicuramente, sono di stretta attualità. Anch'io faccio un paio di ringraziamenti, ma brevissimi, per poi lasciare la parola agli altri relatori e soprattutto poi per iniziare la parte più scientifica, che credo sia inevitabilmente la più interessante. Permettetemi di ringraziare l'Ufficio Scolastico Territoriale che ha aderito a questa iniziativa anche con la partecipazione di alcune scuole qui presenti e cito per l'appunto le classi quinta E del Galilei, la quinta A del Caselli e la quinta AFM del Bandini e ringrazio gli studenti presenti e per conto loro ovviamente anche i professori e le professoresse e i dirigenti scolastici che hanno aderito a questa iniziativa. E ringrazio anche per quanto riguarda l'Università di Siena il CUG, che è il Comitato Unico di Garanzia, che è sempre particolarmente attento a questo tipo di iniziative e soprattutto a un lavoro di accompagnamento, di formazione e di informazione su temi importanti come quelli anche della parità di genere e dell'omosessualità che sicuramente verranno toccati in seguito nella nostra giornata. Perché Pasolini è anche questo, perché Pasolini è stato discusso ed è un autore che si è concentrato su questi temi, temi personali che l'hanno toccato direttamente e che ha portato poi nelle sue varie rappresentazioni artistiche, dagli scritti alle poesie, al teatro e al cinema, insomma un ampio spettro di mezzi utilizzati per raccontare la realtà del dopoguerra fino al periodo di grosso fermento certamente culturale del 68 e dell'inizio degli anni 70. Io vi lascio soltanto con una riflessione rispetto ai temi che ha voluto segnalare Pasolini nella sua opera, una riflessione che nasce come vi dicevo, dalla storia di Pasolini, dal fatto che lui si è inquadrato in un periodo come quello del Novecento, segnato da grosse rivoluzioni culturali, un periodo che però per alcuni temi probabilmente viviamo ancora oggi, insomma come vi dicevo l'attualità di Pasolini è sotto gli occhi di tutti e soprattutto sul tema della parità di genere, sul tema del rispetto delle diversità, dell'inclusione delle diversità. Ieri leggevo uno scritto di Mark Twain, che è un autore di fine Ottocento, cavallo del Novecento, che diceva, e mi ha colpito una frase: l'abitudine è l'abitudine, nessun uomo può buttarla dalla finestra, semmai la si può sospingere giù per le scale, un gradino alla volta. Ecco, secondo me quando parliamo di abitudini o quando parliamo di cattive abitudini, probabilmente il percorso è un percorso lungo che non si può risolvere in un periodo storico o necessariamente in un piccolo periodo storico come quello a cavallo degli anni 60-70, ma che ci ritroviamo ancora oggi. E credo che l'impegno di tutti debba essere quello di accompagnare le cattive abitudini o le brutte abitudini giù per le scale, un gradino alla volta.
e oggi mettiamo un altro gradino, perché secondo me l'analisi delle tematiche e l'analisi della figura di Pasolini non può far altro che aumentare la sensibilità su alcuni temi, per l'appunto cari all'autore, cari al maestro, e che sono ancora oggi di stretta attualità. E per questo faccio un collegamento, scusate, ma è una cosa che comunque è importante per l'università, faccio un collegamento alla mostra che abbiamo inaugurato ieri, come vi dicevo, e che trovate al piano di sotto, al primo piano, sul corridoio e in un'aula appositamente allestita per questo, che è una mostra che nasce da Sanremo, si chiama Sanremo Pride sostanzialmente, una comunità in mostra, e che ripercorre un percorso di un momento particolare della nostra storia, in cui il mondo omosessuale e il mondo LGBTQI+, ho detto tutto, sì, per la prima volta, forse per la prima volta, ma insomma in Italia si è mostrato per quello che era, si è mostrato per una voglia di farsi vedere, di farsi accettare, fra virgolette, scusate perché il termine accettazione non mi piace, ma soprattutto per la prima volta ha protestato, è stato visto e forse già da quel momento si è intrapreso un percorso di inclusività di quel mondo, un percorso che a 50 anni ancora non è concluso, per questo le abitudini vanno accompagnate per le scale un gradino alla volta, ma che anche oggi rappresenta, un punto di inizio per noi, per l'Università di Siena, o un punto di prosecuzione di una attività di formazione e sensibilizzazione su questi temi che a noi sono molto molto cari. Quindi vi invito anche alla fine dell'evento su Pasolini di fare un passaggio giù sotto al primo piano, molto interessante, vedrete una serie di reperti storici rispetto al periodo dell'epoca, e mi ha colpito anche, se farete caso, a una teca in cui c'è una rappresentazione del mondo e della situazione in cui versano alcune comunità, fra virgolette sempre comunità, perché a me non piace individuarla come una comunità a sé stante, ma alcune comunità nei paesi del mondo. Vedrete a livello grafico una rappresentazione della situazione di diritti, di capacità di impattare sulla vita pubblica, sulla vita privata, nelle varie parti del mondo, da parte della comunità LGBTQ+I+, e vedrete come certamente l'Europa è un passo avanti, ma anche all'interno dell'Europa ci sono differenziazioni che vanno colmate, e credo che l'Italia sia uno dei paesi per cui bisogna continuare a riflettere su questi temi, continuare a sensibilizzare la società e a sensibilizzare anche i vertici politici, perché si continuino a fare passi avanti nella direzione dell'inclusione, nella direzione di considerare tutte le diversità come un valore aggiunto, e come soprattutto una normalità, non più una diversità. Quindi con questo auspicio, che è un auspicio che speriamo che andrà in un futuro non troppo lontano, ovviamente, ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio, ripeto, le scuole, tutti i relatori, e vi porgo di nuovo i saluti del magnifico rettore e auguro a tutti quanti noi un buon lavoro. Do ora la parola alla dottoressa Stefania Cristi. Io sono qui in rappresentanza e portando i saluti dell'Associazione Futura. Noi abbiamo voluto promuovere questa iniziativa ovviamente con l'imprescindibile supporto dell'università e di altre realtà associative, questa iniziativa, questa giornata di studio su Pasolini. Noi siamo tre righe proprio per dire chi siamo. Siamo un gruppo di ex giovani che abbiamo trascorso adolescenza e gioventù avendo come unica battaglia che desiderassimo combattere la battaglia delle idee.
E quindi ci siamo riuniti dopo tanti anni proprio con il desiderio di far circolare cultura, pensiero, di stimolare appunto quella che noi chiamavamo e continuiamo a chiamare la battaglia delle idee, in modo che questo possa essere un percorso trasversale nella società e che possa parlare anche alle nuove generazioni. Per esempio, cosa facciamo? Facciamo degli eventi, che ieri sera ce n'è stato uno con la presentazione di un libro al Circolo della Tuberosa, che siano appunto di stimolo e possano parlare anche di stimolo al pensiero e che possano parlare anche al cuore dei giovani di oggi. Quindi ci sembrava ovvio, se vogliamo, non ci sembrava possibile lasciarsi sfuggire l'occasione di celebrare Pasolini nel centenario della sua nascita, perché questo è un ottimo spunto, parlare di questo intellettuale che ha avuto una produzione artistica pleiomorfa, dal cinema alla poesia, alla letteratura, e soprattutto dal pensiero così poco omologato o stereotipato. Di lui è stato scritto che era caratterizzato da una esasperata e violenta contraddittorietà, che però sapeva trasformare in un discorso intellettuale ininterrotto, che riusciva a coinvolgere masse di lettori, soprattutto giovani. E qui ritorna il nostro tema, il nostro desiderio di parlare appunto alle nuove generazioni, ma anche di mettere in connessione diverse generazioni di intellettuali, sempre parlando attraverso la propria opera. Pasolini celebra la negazione di qualunque posizione semplificante o cristallizzante. La necessità, dice lui in un pezzo, la posizione pubblicato su Officina nel 1956, la necessità di adattare il periscopio all'orizzonte, all'immenso orizzonte dei fenomeni e non viceversa. Addirittura l'anno successivo, nel 1957, nelle Ceneri di Gramsci, innalza a verso poetico quello che lui definisce lo scandalo del contraddirsi, dell'essere con te e contro di te. Ancora a dimostrazione della inafferrabilità, poi non è mia materia, ovviamente dopo gli studiosi diranno molto di più e ovviamente con maggiore competenza, però a testimonianza della complessità, dell'inafferrabilità del pensiero di Pasolini, mi piace ricordare che Halsey, che è un fisico dei sistemi complessi, nonché direttore e fondatore dell'Istituto Berlinese di Studi Critici, scusatemi, viene clinici per ovvi motivi di deformazione professionale, studi critici, applica appunto allo studio del pensiero di Pasolini la teoria delle figure instabili, che sono quelle figure nelle quali possiamo vedere due immagini, no? Ad esempio, se lo guardiamo, possiamo vedere un calice, questo è l'esempio più comunemente portato, oppure due profili, due volti di profilo affrontati. Mai però riusciamo a vedere ambedue le immagini, cioè le due figure sono compresenti in quell'immagine, ma non giustapponibili. Quindi entrambi sono valide, sono giuste, ma quando ne leggiamo una dobbiamo necessariamente escludere l'altra. Ecco perché a noi ha solleticato, insomma, il desiderio di promuovere un convegno su Pasolini, proprio per smuovere il pensiero, sollecitando riflessioni e, ribadisco, parlando, volendo parlare, avendo il desiderio di parlare in modo particolare ai giovani. Katia ha già fatto una lunga lista di persone da ringraziare, a cui io mi associo. Vorrei però sottolinearle in particolare alcune. Proprio perché i ringraziamenti della nostra associazione non sono rituali, ma nascono dalla consapevolezza che senza alcune di queste persone questa giornata di studi non si sarebbe potuta realizzare. Innanzitutto il magnifico rettore, il professor Francesco Frati, che qui
è rappresentato dal professor Fidora, che ha raccolto appunto il rettore la nostra proposta e l'ha sostenuta. Ringrazio tutti i relatori che porteranno il loro contributo scientifico, i professori Mazzoni, Alcantara, Giabelli e Ferrari, il dottor Vendola, e tutto il personale universitario di supporto al convegno. Chi ha seguito un po' anche da dietro le quinte l'organizzazione sa che non è un lavoro semplice e quindi questo impegno secondo me va riconosciuto. Katia ha elencato nel dettaglio alcune di queste figure. Un ringraziamento speciale, mio personale, ma credo anche di poter dire di tutta l'associazione, va alla dottoressa Di Rienzo, a cui dobbiamo essenzialmente, alla cui tenace professionalità dobbiamo la possibilità di aver realizzato questo convegno, di cui ha tessuto appunto l'intera trama. Quindi ringrazio Katia di tutto cuore. Grazie. Grazie, grazie Stefania, anche per questo fuori programma, grazie molte, e do ora la parola alla dottoressa Giovanna Giorgetti. Buongiorno a tutte e a tutti, e non mi dilungherò nei ringraziamenti perché lo hanno già fatto mirabilmente chi mi ha preceduto, però mi ricollego immediatamente alle ultime parole di Stefania, perché credo che sia, cioè lo dico proprio con il cuore, che siamo qui tutti noi e tutte noi oggi grazie fondamentalmente a Katia, che ha lavorato indefessamente per portare a termine questa iniziativa. Credo di poter dire che forse è stata la prima promotrice in una di quelle iniziative, incontri promossi dall'Associazione Futura alla Tuberosa alcuni mesi fa, quindi se non ci fosse stata lei forse non ci sarebbe stata questo motivo di incontro e di riflessione. Io sono una dipendente dell'Università di Siena e sono qui in rappresentanza del circolo Ampi degli Atenei Senesi, e vorrei veramente ringraziare le studentesse e gli studenti che ci hanno raggiunti in quest'aula stamattina, e non sapete che emozione grandissima è vedere le nostre stanze, i nostri luoghi pieni di persone, così come è stato ieri, lo ricordava il dottor Fidora, per l'inaugurazione della mostra Sanremo 1972. C'era l'aula magna storica al piano di sotto, piena di gente, e stamattina vedere voi ragazzi e ragazze che state compiendo i vostri studi e che ci siete venuti a trovare, quindi avete riniziato finalmente a frequentare i luoghi dell'università, il luogo dove ci si incontra e si scambiano idee, emozioni e saperi. Questa deve essere l'università, quindi è veramente grazie a voi e alle vostre professoresse, ai vostri professori che vi hanno, come dire, permesso, fra virgolette, di venire qua. Vorrei dire che a voi soprattutto che cos'è l'AMPI, perché i diciottenni forse di oggi non lo sanno. L'AMPI è Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, un'associazione che è nata nel 1944, prima della fine della Seconda Guerra Mondiale, che raccoglieva i combattenti della Guerra di Liberazione, chiaramente perché l'AMPI oggi, no? L'AMPI nel 2006 si è aperta a tutti gli antifascisti, quindi non solo ai partigiani, ma a tutti gli antifascisti,
e a tutte quelle persone che ne condividono gli ideali, no? Gli ideali di democrazia, di eguaglianza, di libertà di espressione, di libertà di pensiero, di libertà di ricerca, di libertà di studio. E il circolo Ampi degli Atenei senesi, quindi delle due università di Siena, da quando è nato alcuni anni fa, grazie anche alla, come dire, alla collaborazione dell'Università di Siena, della partecipazione dell'allora rettore Riccaboni e poi del rettore Frati, promuove, ha sempre promosso all'interno dell'università iniziative come questa, no? Iniziative che cercano di riflettere su temi di attualità, e iniziative come questa che celebra un grandissimo intellettuale, un grandissimo poeta, un grandissimo regista, un grandissimo autore del Novecento, a 100 anni dalla sua nascita, Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, che come ci diranno i nostri ospiti stamani, i relatori, le relatrici, era tante cose, forse era anche una figura, è stato anche una figura un po' contraddittoria, no? Però era sicuramente, lo posso dire, un antifascista. E di antifascismo ce n'è ancora tanto bisogno, tanta strada ancora c'è da fare per vincere quelle battaglie sui diritti di cui lui era simbolo, e ancora tanta strada c'è da fare per raggiungere quei valori condivisi, quei valori di democrazia, di libertà che stanno alla base della nostra carta costituzionale. Quindi grazie veramente a tutte e a tutti per essere qui, e cedo la parola a Katia e credo la cederà ai relatori. Grazie. Grazie Giovanna. Abbiamo un ultimo saluto del dottor Pietro Folena, che per motivi personali non è presente oggi. Il dottor Folena ci porta i saluti dell'Associazione Metamorfosi e dell'Università dell'Uguaglianza. Chiedo ad Elisa gentilmente. Questa disperata passione di essere nel mondo è una sfida morale alle nuove, alle nuovissime, alle ultime generazioni. È un modo di vivere la vita controcorrente, ragionando sempre con la propria testa. La grande lezione di Pierpaolo Pasolini, quando discuteva con noi giovanissimi ragazzi della FGC negli ultimi anni e mesi della sua vita, quella lezione è una lezione di bruciante attualità. Non bisogna fermarsi dietro il conformismo imperante, bisogna saper sempre scrutare e vedere le verità, anche quelle più nascoste e quelle più scomode, e farlo guardando alle radici. In questo momento a Roma, alle Terme di Diocleziano, al Museo Nazionale Romano, abbiamo in corso una mostra che vi invito a vedere, che si intitola Ostia, Pierpaolo Pasolini, è una mostra di Nicola Verlato che cerca di raccontare in modo bruciante la storia e la verità di questo gigante del Novecento. Scusate, ma sapete se c'è un bagno? Grazie, ringrazio i presenti e ora chiedo alla relatrice e ai relatori di raggiungermi qui al tavolo. Ora Elisa ci dirà come predisporci. Grazie. Grazie.
diamo inizio ai lavori. Prima di lasciare la parola al professor Guido Mazzoni, agli altri relatori e alla relatrice, permettetemi però una piccola riflessione. Vi sottrarrò veramente pochissimi minuti, ma ci tengo. Scusate, sono un po' emozionata, ma come dire, essendo stato Pasolini uno dei miei maestri, nel senso non che io l'abbia conosciuto, ma sul quale mi sono in qualche modo formata, sono abbastanza emozionata. L'iniziativa di oggi è una iniziativa, quella pensata nel nostro Ateneo, che si pone tra le molteplici iniziative che in questo anno verranno organizzate per ricordare i 100 anni di Pierpaolo Pasolini, dalla nascita di Pierpaolo Pasolini. E noi nella nostra università, insieme al professor Pellini, al professor Zanini, ci siamo posti una domanda: c'è ancora spazio per dialogare sulla vita, sulle opere, sulla figura di Pierpaolo Pasolini? Abbiamo ancora la possibilità di sviluppare un dialogo interdisciplinare e intergenerazionale sulla figura e sull'arte di Pierpaolo? La risposta a questa domanda è davanti a tutti quanti noi, cioè è questa giornata. È questa giornata che il nostro Ateneo ha voluto e ha supportato con tutti i mezzi possibili ed immaginabili. Parlare di Pierpaolo Pasolini è sicuramente cosa complessa, come complessa fu la sua vita e complessa può essere la sua definizione. Io non ho certo gli strumenti per definire chi era Pierpaolo Pasolini. Posso dire cosa è per me Pierpaolo Pasolini, semplice fruitrice di questo gigante del Novecento italiano. Pierpaolo Pasolini fu uno scrittore, un regista, un poeta, come lo definì Alberto Moravia nella famosa orazione funebre all'indomani dell'uccisione di Pierpaolo sul Lido di Ostia nel 1975, nella notte tra il 1° e il 2 di novembre. Pierpaolo Pasolini fu un pensatore scomodo, un intellettuale non organico, un uomo complesso, un uomo contraddittorio, un uomo che ha pagato sempre le sue scelte di libertà e di parte. Chi era Pierpaolo Pasolini? Me lo sono sempre posta nel mio percorso di crescita. Sicuramente Pierpaolo era un uomo che si è interrogato sulla complessità dell'animo umano e ha avuto la caparbietà e il coraggio di andare dentro tale complessità, provandola a raccontarla senza alcun timore. I relatori e la relatrice seduti a questo tavolo condivideranno con tutte e tutti noi uno sguardo, una visione che ancora oggi si interroga e si interseca con le innumerevoli sensibilità e approcci che dobbiamo e possiamo avere se desideriamo realmente conoscere questo intellettuale del Novecento. L'ultima cosa, e lascio la parola al professor Mazzoni. L'idea che è alla base di questa giornata di oggi è un'idea non pensata per chi ha già introiettato e sedimentato dentro di sé Pierpaolo Pasolini per il suo percorso di vita o di studi, ma è pensato soprattutto per voi, studenti e studentesse delle scuole superiori, ma non perché questo tavolo abbia la presunzione di volervi in questo momento insegnarvi qualcosa o vede in voi dei discenti. No, assolutamente. Il nostro obiettivo è che uscendo
da questa aula, dopo questa giornata, dopo questa iniziativa dedicata a Pierpaolo Pasolini, voi abbiate il desiderio di farvi travolgere dall'uomo Pasolini in tutte le sue diverse forme di espressione, farvi travolgere dalla sua esperienza di vita, facendo di tutte e tutti voi questa disperata passione di essere nel mondo. Grazie, e ora con grande piacere do la parola al professor Guido Mazzoni. Grazie, vi ringrazio molto per l'invito, è un piacere e un onore essere qua e a parlare di Pasolini oggi con voi. Chi era Pasolini, si diceva prima, e chi è oggi Pasolini? Pasolini è stato molte figure, poeta, romanziere, regista, intellettuale pubblico. Una delle opere di cui oggi più si parla, tra quelle che Pasolini ha scritto, sono probabilmente i suoi interventi di intellettuale pubblico, e in particolare gli articoli che Pasolini scrive a partire dal gennaio del 1973 fino alla sua morte, e che sono raccolti nel volume degli Scritti Corsari. Gli Scritti Corsari raccolgono in gran parte articoli usciti sul Corriere della Sera, ma non solo, e rappresentano il culmine di una serie di riflessioni che Pasolini sviluppa sin dagli anni 50, che diventano però particolarmente radicali, acute e discusse all'inizio degli anni 70. L'effetto degli Scritti Corsari è enorme, in generale l'effetto di quegli articoli è enorme nel dibattito pubblico italiano di quegli anni e nel dibattito successivo. A Pasolini rispondono, tra il 73 e il 75, molti scrittori importanti della sua generazione e delle generazioni immediatamente precedenti e successive. Rispondono in ordine cronologico Sanguinetti, Gianni Rodari, Eco, Manganelli, Natalia Ginzburg, Calvino, Fortini, Moravia, Sciascia, Magris. Gli rispondono filosofi, Colletti, Del Noce. Gli risponde un sociologo, Franco Ferrarotti, gli risponde Renato Guttuso, un artista, intervengono ad un certo momento Giulio Andreotti per difendere la Democrazia Cristiana attaccata da Pasolini, ma non solo, sviluppa un discorso più ampio e interviene due volte. Interviene Giorgio Napolitano, all'epoca esponente della cosiddetta destra del Partito Comunista. Interviene il giovane Fabio Mussi, dirigente del FGC, Federazione Giovanile Comunista, che scrive un saggio articolato su tutta l'opera di Pasolini che esce su Rinascita. Quegli scritti diventano un fenomeno sociale, un fenomeno di discussione culturale molto ampio. Ancora oggi quegli scritti sono tra le opere di Pasolini più usate, più citate, più discusse. Perché? E innanzitutto, come dobbiamo porci nei confronti di questo Pasolini? Lo scandalo del contraddirmi, si ricordava prima questo che è tra i più famosi versi pasoliniani. A questo verso rispondeva in una intervista uno degli amici più stretti di Pasolini, Alberto Moravia, che parlando di Pasolini in un'intervista rilasciata in Francia diceva: ragionare anonimo, contraddirsi è personale, siccome la ragione cancella l'individuo, lui, cioè Pasolini, che non voleva cancellarsi, non credeva nella ragione. Traduzione: ciò che Pasolini sta dicendo in questi anni non va preso alla lettera, non va discusso nel suo specifico, è parte della sua opera di artista. La sua verità non è una verità letterale, la sua verità è una verità idiosincratica. Etimologicamente
idiosincrasia significa mescolanza particolare e fa, ed è ciò che fa ogni scrittore, ogni scrittrice, crea un mondo possibile, crea un punto di vista sulla realtà profondo che non necessariamente va preso sul serio, va preso alla lettera, un po' come facciamo quando leggiamo la filosofia dei personaggi di Pirandello o la filosofia dei personaggi di Céline. Non dobbiamo accettarla, non dobbiamo farla nostra, non dobbiamo nemmeno discuterla, dobbiamo capirne la verità idiosincratica, particolare, quel modo di essere nel mondo, quel modo di vedere il mondo che in quella opera diventa possibile. Moravia dava di Pasolini una interpretazione, in questo caso, di chi vede in Pasolini un personaggio autore e si rifiuta in qualche modo di prenderlo alla lettera, anche se poi Moravia in quegli anni interveniva sulla lettera di ciò che Pasolini stava dicendo. Come dobbiamo prendere oggi Pasolini, la figura pubblica di Pasolini, gli interventi pubblici di Pasolini? Come prendiamo la filosofia dei personaggi di Pirandello, scrive Walter Siti nell'introduzione ai Meridiani di Pasolini, o dobbiamo continuare a prenderli alla lettera, continuare a prenderli sul serio? Dico subito che entrambi gli atteggiamenti sono giustificati e entrambi gli atteggiamenti sono praticati. Col tempo fatalmente prevarrà il primo, cioè si vedrà in Pasolini l'autore di un'opera idiosincratica, esattamente come si fa per tutti gli scrittrici e le scrittrici e gli scrittori che passano nel canone o finiscono nei musei. I musei sono un luogo di conservazione, sono un luogo di morte, dove convivono opere e tendenze diverse, opere e tendenze che hanno espresso visioni del mondo all'epoca contrastanti e che convivono pacificamente anche perché quelle visioni del mondo e quei conflitti sono neutralizzati. Pasolini purtroppo finirà così, esattamente come è finito così in qualche modo Dante, è finito così Ariosto, è finito così Tasso, eccetera. Oggi però è troppo presto. Oggi, giustamente, Pasolini è ancora vivo, le cose che Pasolini scriveva e diceva sono ancora al centro del dibattito e oggi parleremo di Pasolini prendendolo alla lettera. Innanzitutto, perché gli scritti corsari, la figura pubblica di Pasolini, gli interventi di quegli anni hanno suscitato così tanto scalpore e hanno sviluppato, fatto sviluppare una riflessione così ampia? Ci sono tre ragioni. La prima è la figura di Pasolini, ciò che Pasolini era già all'inizio degli anni 70. Era una figura controversa, una figura scandalosa, una figura provocatoria per le ragioni che sappiamo, era stato processato più volte, continuava ad essere processato, continuava ad essere al centro dello scandalo e del dibattito pubblico. Pasolini è stato anche una delle prime figure di scrittore a costruire se stesso come figura autoriale oltre che come scrittore di un'opera. Pasolini, oltre ad essere oggettivamente l'obiettivo di attacchi personali, era anche persona che lavorava intorno alla natura scandalosa della propria figura, trasformando questa stessa natura in un evento intellettuale e in una occasione artistica. Questa è una cosa molto comune nelle arti, soprattutto figurative, della seconda metà del Novecento e poi del XXI secolo, costruire non soltanto un'opera ma anche una figura di artista. Pasolini è stato uno dei primi a farlo. Gli veniva rimproverato che il solo altro scrittore italiano moderno che aveva costruito se stesso come figura pubblica era stato D'Annunzio. E il paragone con D'Annunzio ricorre nella bibliografia su Pasolini fin dagli anni 50. È una delle prime cose che gli dicono, subito dopo i primi processi che Pasolini subisce. Dunque, Pasolini figura provocatoria, Pasolini che costruisce se stesso come figura autoriale provocatoria. La seconda ragione per cui Pasolini suscita tanto dibattito e tanto scandalo è che gli intellettuali, gli scrittori,
nell'Italia di quegli anni avevano un ruolo diverso, una posizione sociale diversa rispetto a quella che hanno oggi. Pasolini si definiva scrittore ideologo, oggi potremmo dire scrittore intellettuale, portatore e creatore di un'opera che non era soltanto artistica, ma voleva essere la proposta di una visione del mondo. Per fare questo bisognava avere una posizione nel campo. All'epoca gli scrittori d'avanguardia, gli scrittori de sé, gli scrittori d'élite, avevano questa posizione nella società italiana. Oggi non ce l'hanno più. Pasolini scrive prima del momento in cui la cultura diffusa, la mitologia condivisa, per quanto riguarda il campo artistico-intellettuale, scivola dalla cultura che si insegna a scuola sempre più progressivamente verso la cultura che oggi chiamiamo pop. Nel dopoguerra Togliatti rispondeva a Vittorini su Rinascita. Negli anni 70 Andreotti e Napolitano rispondevano a Pasolini. Io ricordo che nel 2000 si discuteva della cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo. Ci furono molte documenti, petizioni intellettuali firmati da scrittori, filosofi per chiedere la cancellazione di questo debito. I governi non rispondevano, il governo italiano all'epoca era Presidente del Consiglio Massimo D'Alema, che non può essere sicuramente accusato di populismo nei suoi atteggiamenti. Il governo italiano non rispondeva, rispose quando Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti, al Festival di Sanremo, sollevò la questione invocando la cancellazione del debito. Il giorno dopo Lorenzo Cherubini e Bono Vox, cantante degli U2 e primo sostenitore di questa petizione, furono ricevuti a Palazzo Chigi. Ecco, ciò che nell'immediato secondo dopoguerra era Togliatti che rispondeva a Vittorini, ciò che negli anni 70 era Andreotti che rispondeva a Pasolini, nel 2000 era D'Alema che riceveva Giovanotti e Bono Vox. Questo non è un giudizio di valore, è la segnalazione di un cambiamento di ruolo degli intellettuali. La terza ragione è la straordinaria abilità di Pasolini, l'icasticità, la forza della sua scrittura, la sua intelligenza straordinaria e la forza delle sue definizioni, delle sue formule. Pasolini ha in quegli anni ripreso un dibattito che era nell'aria, che molti avevano condotto e conducevano, filosofi, scrittori, sociologi, e riesce a dare a questo dibattito una forma pubblica straordinaria. Parte dai dettagli, parte dalla cronaca, parte da ciò che vede e ne trae una riflessione sul presente, sull'evoluzione della società italiana, sulla filosofia della storia. Gli scritti corsari cominciano con un articolo sui capelloni, cioè sulla moda dei capelli lunghi che si diffonde a partire dalla seconda metà degli anni 60, prima nelle metropoli, nelle grandi metropoli occidentali, poi ovunque. E Pasolini comincia da questo dettaglio per sviluppare una riflessione su ciò che arriva a chiamare, con una formula rimasta memorabile, mutazione antropologica della società italiana, in generale della società occidentale, negli anni 60 e negli anni 70. Un altro grande articolo raccolto negli scritti corsari che esce sul Corriere della Sera trae spunto da un dettaglio, una pubblicità che Pasolini vede in strada nel 1973. Questo è forse il più famoso degli articoli degli scritti corsari, insieme agli interventi Pasolini sul divorzio e sull'aborto, di cui parleremo, e parte da questo. Mi rendo conto solo adesso che davanti c'è un crocifisso che rende ancora più interessante quello che stiamo per vedere. Nel 1973 i Jeans Jesus lanciano una campagna pubblicitaria. Pirella è l'autore degli slogan, Toscani l'autore delle foto, che
verte su due grandi cartelloni con cui i jeans Jesus riempiono le città italiane. Chi mi ama mi segua e non avrai altro jeans al di fuori di me. Questa campagna pubblicitaria diventa oggetto della riflessione pasoliniana dell'articolo del Corriere della Sera. E Pasolini dice: stiamo assistendo in questi anni ad una mutazione antropologica della società italiana. Sta morendo la vecchia borghesia clerico-fascista, fondata su valori tradizionali, sulla triade Dio, patria e famiglia, e sta nascendo una nuova borghesia, una borghesia edonista, una borghesia scettico-nichilistica, una borghesia che pensa a consumare, a godere, a dissacrare, una borghesia che, a differenza della vecchia borghesia clerico-fascista, è, scrive Pasolini, il contrario della religione. Questa borghesia, che ha tratti, secondo Pasolini, non grande borghesi, ma piccolo borghesi, questa nuova piccola borghesia edonista sta diventando la classe unica delle società occidentali. La classe operaia si sta progressivamente adeguando a modelli di vita, valori, ideali borghesi. Gli ideali borghesi stanno stingendo anche sul sottoproletariato delle borgate, stanno dilagando nel terzo mondo, stanno diventando il modello di sviluppo cui anche i paesi non occidentali guardano. Il mondo sta diventando piccolo borghese, sta diventando piccolo borghese di una piccola borghesia nuova, atea, edonista, laica, mondana, intenta a consumare. Pasolini odia questa nuova classe. Il futuro appartiene, e questo è l'articolo sui jeans Jesus, appartiene alla giovane borghesia che non ha più bisogno di detenere il potere con gli strumenti classici, non sa cosa farsene della Chiesa, la quale ormai ha finito genericamente con l'appartenere a quel mondo umanistico del passato che costituisce un impedimento alla nuova rivoluzione industriale. Il nuovo potere borghese infatti necessita nei consumatori di uno spirito totalmente pragmatico ed edonistico, un universo edonistico e puramente terreno. Di qui i due slogan blasfemi, di qui l'offesa frontale alla religione che la nuova giovane borghesia edonista e nichilista perpetra con lo slogan dei jeans Jesus. E questa classe sta diventando, dice Pasolini, la classe universale. Questa è idea della mutazione antropologica, si combina con l'idea dell'onnipervasività della nuova borghesia. La borghesia assorbe le classi popolari, tutte, progressivamente. Le classi popolari che Pasolini considera nella sua riflessione e nella sua opera sono quattro. Innanzitutto il mondo contadino, che Pasolini ama e da cui dice di provenire, anche se socialmente non è vero, però nel quale ha vissuto a lungo i momenti più importanti della sua formazione nel Friuli di Casarsa e al quale ha preso la sua prima lingua poetica, trasformandola poi in altro. Uno degli articoli di questo periodo, anch'esso molto famoso, annuncia la morte dopo 14.000 anni del mondo contadino, sostituito dalla nuova piccola borghesia. La seconda classe popolare che Pasolini considera e vede risucchiata nella borghesia edonista è il mondo del sottoproletariato, il sottoproletariato delle periferie, soprattutto il sottoproletariato delle periferie romane, che Pasolini conosce bene. Pasolini è personalmente offeso dal fatto che i comportamenti dei sottoproletari
che conosce si stiano adeguando, a suo modo di vedere, progressivamente alle mode, ai discorsi, al linguaggio, ai desideri del nuovo edonismo piccolo borghese. La terza forma di classe popolare che Pasolini considera sono le classi popolari dei paesi non occidentali, le classi popolari di quello che all'epoca si chiamava ancora il terzo mondo, che Pasolini conosce bene. A partire dagli anni 60 Pasolini viaggia molto in paesi non europei, viaggia molto in Yemen, in Africa, conosce dunque realtà che non sono occidentali e in molti casi riflette su l'arrivo delle mode occidentali in queste società ancora tradizionali e sulla omologazione che immediatamente queste mode suscitano. La quarta classe popolare che Pasolini considera è la classe operaia, che Pasolini esplicitamente dice di non conoscere, di guardare da lontano, mentre le prime tre classi, contadini, i sottoproletari delle periferie occidentali e il terzo mondo, sono noti a Pasolini, sono oggetto di erotizzazione sia metaforica sia reale, questo è Pasolini stesso a dirlo. Il mondo degli operai, punto di riferimento del partito per quale Pasolini ha sempre detto di votare con tutte le contraddizioni del caso, cioè il PC, quel mondo Pasolini lo vedeva, lo conosceva da lontano per sua stessa ammissione. Questo è un ulteriore passo della riflessione pasoliniana. Pasolini chiama questa mutazione antropologica una rivoluzione di destra, la prima vera rivoluzione di destra. La rivoluzione in atto oggi nel mondo, dice Pasolini, non è una rivoluzione di sinistra, ma è una rivoluzione di destra. La vecchia borghesia paleo-industriale sta cedendo il posto a una borghesia nuova che comprende sempre di più o più profondamente anche le classi operaie, tendendo finalmente all'identificazione della borghesia con l'umanità. Questo stato di cose viene accettato dalle sinistre perché non c'è altra alternativa a tale accettazione che quella di restare fuori dal gioco. Pasolini in altri articoli dice che in realtà l'unica opposizione etica alla mutazione antropologica viene ancora dalla base del PC, la base del PC, cioè quegli operai, in realtà, che Pasolini non conosce direttamente come conosce direttamente le altre classi popolari, sono quelli che rimangono ai margini della mutazione antropologica, che fanno resistenza etico, e avrebbe voglia di dire estetica, alla mutazione medesima. E tuttavia questa opposizione non si traduce in una presa di posizione politica. Il PC non vuole più fare la rivoluzione, nel senso che questa parola aveva nel linguaggio della sinistra. La vera rivoluzione è una rivoluzione di destra, la rivoluzione di sinistra è stata sostituita, questa è una grande intuizione pasoliniana che anticipa alcuni fenomeni che vediamo oggi, è stata sostituita da una guerra civile in seno alla nuova borghesia edonista. Dice Pasolini, il futuro non il mondo sarà tutto piccolo borghese edonista, ma non sarà un mondo pacificato, sarà un mondo pieno di faide, pieno di lotte, ma queste lotte saranno guerre civili in seno alla nuova piccola borghesia edonista. È come se Pasolini stesse anticipando le culture wars del presente e le stesse in una certa misura liquidando come guerre intestine in seno ad una classe unica, ad una grande middle class planetaria che non vuole più fare la rivoluzione nel senso che questa parola aveva nella tradizione di sinistra, ma confligge a partire da un consenso nei confronti di alcuni principi di fondo che sono principi borghesi o piccolo borghesi.
Questa tesi pasoliniana è poi ramificata e porta ad alcune posizioni molto provocatorie. Le posizioni più provocatorie sono quelle che riguardano il divorzio e l'aborto. Pasolini è favorevole al divorzio, è favorevole alla campagna del Partito Radicale a favore dell'aborto, lo è in modo deciso, ma interpreta il divorzio e l'aborto come parti della mutazione antropologica, cioè la mutazione antropologica porta all'estensione dei diritti dell'individuo isolato consumatore, fino al punto di distruggere tutti i vincoli tradizionali nei confronti dei patti tradizionalmente stipulati e consacrati, quale il matrimonio, e nei confronti della stessa vita. Pasolini dice: io voterò sì a tutte le proposte che il Partito Radicale farà a favore della legalizzazione dell'aborto, e tuttavia per me l'aborto rimane un omicidio, rimane un gesto che nega qualcosa di sacro. Io credo nella sacralità della vita e vedo nell'aborto un'estensione dei diritti dell'individuo, lo leggo all'interno del mio discorso sulla mutazione antropologica. E naturalmente tutto ciò suscitò uno dei dibattiti più aspri all'epoca, tra quelli provocati dagli articoli di Pasolini. Pasolini negli scritti corsari e poi nelle interviste che circondano gli scritti corsari, che sono interessanti tante quanto gli scritti corsari, tira fuori anche una sorta di nostalgia molto esplicita per il mondo premoderno che la rivoluzione antropologica ha distrutto. Uno dei passi più espliciti è in un'intervista intitolata Eros e cultura. Io rimpiango quel mondo contadino preindustriale, quel mondo sottoproletario sopravvissuto in Italia fino a pochissimi anni fa, diciamo non più di 5 o 6, siamo nel 74. Oggi invece i ragazzi del popolo sono tristi, sono cupi, non sono felici. Perché? Perché hanno preso coscienza della propria inferiorità sociale, perché i loro modelli culturali sono stati distrutti e sono stati sostituiti da altri, quelli del consumismo imposto dal potere, al quale non riescono a corrispondere. Pasolini, in certi punti degli scritti corsari, senza troppe velature, tira fuori toni di nostalgia. Nostalgia per la premodernità che lo sviluppo ha distrutto. Una delle tesi che Pasolini sviluppa nella sua riflessione è quella dell'antitesi tra sviluppo e progresso. Lo sviluppo è la trasformazione industriale, tecnologica, l'avanzamento capitalistico delle forze produttive, il progresso è il progresso civile, politico, umano e ideale. Ciò che la modernità produce, secondo Pasolini, è sviluppo senza progresso, perché la conseguenza dello sviluppo è la società dei consumi, la società dello spettacolo, come nel 1967 l'aveva battezzata Guy Debord, non è l'avanzamento morale, civile, politico della società. Che cosa si può dire oggi delle posizioni di Pasolini? Innanzitutto, che cosa si può dire di alcuni degli elementi fondamentali del discorso di Pasolini? Il primo di questi elementi è l'idea di omologazione, cioè l'idea che questa trasformazione, di cui Pasolini rifà la storia, sia interpretabile come un processo di distruzione di una creatività popolare sorgiva originaria che il potere, con la P maiuscola, Pasolini odia qualunque tipo di potere, ha una posizione in questo anarchica di fatto, che il potere
un'omologazione che il potere impone, finisce per imporre a un fondo popolare che, se lasciato a se stesso, si svilupperebbe in un altro senso. Nascita della società dei consumi, la nascita della società dello spettacolo non è una tendenza naturale delle masse popolari, ma è il prodotto di un processo di omologazione che il potere fa ricadere sulla bontà delle classi popolari, pervertita in questo caso da un intervento esterno. Pasolini dice esplicitamente due cose: che ogni potere è malvagio, ma soprattutto dice che le masse popolari lasciate a se stesse sarebbero buone. Rivendica esplicitamente in due punti, uno degli scritti corsari in un'intervista, una posizione russoviana, la posizione di Rousseau, cioè esiste il buon selvaggio, lo dice esplicitamente. Il buon selvaggio è pervertito l'intervento del potere. La seconda tesi controversa è quella del genocidio, cioè l'effetto della mutazione antropologica è distruggere le particolarità, distruggere le differenze, omologare e soffocare la creatività dal basso, che le classi popolari, secondo Pasolini, conserverebbero. Il genocidio, secondo Pasolini, si estende anche alla questione omosessuale. Per Pasolini la liberazione dei costumi, la liberazione dei consumi, la liberazione dell'edonismo generato dalla mutazione antropologica non si estende alla condizione omosessuale, perché secondo Pasolini il consumo vuole la coppia eterosessuale, mentre vede male come un'anomalia la condizione omosessuale. Ora, che cosa si può dire intorno alla tesi generale della mutazione antropologica e dell'articolazione che Pasolini dà attraverso i concetti di omologazione e di genocidio? La tesi dell'omologazione riprende riflessioni, come è stato detto, della scuola di Francoforte e della sociologia americana. Riesman, La folla solitaria, Packard, I persuasori occulti sono tra i testi che Pasolini aveva in mente sviluppando la tesi dell'omologazione. C'è stata veramente un'omologazione? Cioè, è chiaro che il discorso sulla mutazione antropologica intercetta qualcosa che abbiamo vissuto, abbiamo visto. Il divenire, cioè il fatto che la middle class sia diventata la classe centrale della società contemporanea, il fatto che durante la campagna elettorale americana di qualche anno fa, che contrappose Obama a Romney, sotto il leggio di entrambi ci fosse scritto middle class first Obama e strengthening the middle class Romney, cioè la classe media innanzitutto e rafforzare la classe media. Dunque i due candidati avevano di fatto lo stesso riferimento. Ecco, questa intuizione coglie qualcosa di, l'intuizione pasoliniana coglie qualcosa di profondo. Ma tutto ciò è avvenuto davvero per omologazione? O la cosa non è più inquietante di così? Cioè, o questa diventare classe media da parte delle classi popolari non risponde ad una divenire della modernità che è diverso da come gli illuministi se lo immaginavano, da come Pasolini continua a immaginarselo? Cioè lo sviluppo deve essere necessariamente legato al progresso? Questa è la domanda. Pasolini, dando attraverso la teoria dell'omologazione, si dava una risposta in realtà rassicurante, perché conservava l'idea che il popolo lasciato a se stesso fosse buono. Ma il problema rimane: pensiamo davvero che sia stata un'omologazione? Perché se pensiamo che sia stata un'omologazione, l'atteggiamento nostalgico di Pasolini, il rimpianto del mondo contadino, diventa legittimo. Rimpiangiamo davvero il mondo contadino, la
supposta spontaneità e natura sorgiva della vita, delle forme di vita del mondo contadino? Punto interrogativo. Il secondo punto è il genocidio. È vero che la middle class ha la piccola borghesia edonista, eccetera, le cose che dice Pasolini, la nuova piccola borghesia, ha comportato una ridefinizione delle culture popolari, ma davvero questa ridefinizione è andata nel senso di una omologazione e distruzione progressiva delle differenze? Questo perché a me sembra evidente che, per esempio, la conquista dei diritti da parte delle persone omosessuali sia legata allo sviluppo di questa piccola, diciamo, di questa borghesia di tipo nuovo avvenuto nei paesi occidentali a partire dagli anni 60 e 70. E la terza domanda è: perché il mondo diventa piccolo borghese nel senso pasoliniano? È un complotto? È un'omologazione? O non è piuttosto una sorta di tendenza storica che difficilmente è arrestabile? Uno degli avversari dialettici di Pasolini, Calvino, nel 1965 aveva pubblicato un saggio che sulla breve durata si rivelerà sbagliato e sulla lunga durata forse non si è rivelato sbagliato. Questo saggio si intitolava L'antitesi operaia e sosteneva che gli operai, in quanto antitesi al capitalismo, in quanto promotori di una forma di vita diversa, di un'organizzazione sociale diversa, non esistevano più. Anche la classe operaia si stava adeguando al capitalismo, all'economia di mercato, allo Stato burocratico moderno che il comunismo utopico voleva distruggere insieme all'economia di mercato. Si stavano adeguando, stavano diventando socialdemocratici. E questo processo, naturalmente, cosa succede? Di lì a 4 anni c'è l'autunno caldo, cominciano 11 anni di agitazione sociale, di, come è stato detto, guerra civile non dichiarata, e sulla breve durata Calvino ha torto. A partire però da, e facciamo un'altra data, abbiamo messo autunno caldo, Torino, eccetera, mettiamo un'altra data simbolica, a partire da un altro autunno, quello del 1980, la marcia dei 40.000, e quello che succede poi 15 giorni dopo, che non viene ricordato quanto la marcia dei 40.000, ma è altrettanto significativo per la storia di questo paese, cioè il momento in cui un giovane imprenditore che aveva fatto i soldi attraverso l'edilizia, costruendo le periferie per quella nuova classe media di cui parlava Pasolini, le periferie residenziali, Milano 2, questo giovane imprenditore federa le televisioni private rese possibili dalla legge del 1977 che liberalizzava le frequenze, le federa in un grande network nazionale e chiama questo network Canale 5. Questo succede nel novembre del 1980, 3 settimane dopo la marcia dei 40.000. Ecco, dopo questo evento il processo di il divenire borghese, middle class, piccolo borghese nel senso pasoliniano della società italiana riprende e Calvino ha di nuovo ragione. Tutto questo perché è successo? Questa è la domanda che dobbiamo porci oggi e questo è secondo me il modo di discutere Pasolini oggi, e la risposta che dobbiamo dare è: c'è un'alternativa? O come dice pochi anni dopo la marcia dei 40.000, pochi anni dopo la nascita della televisione commerciale in Italia, in Gran Bretagna, come dice Margaret Thatcher, che nel 79 aveva vinto le elezioni, non c'è alternativa? Questa è la domanda che dobbiamo porci. La mutazione antropologica ha un'alternativa? La mutazione antropologica è necessariamente solo
da vedersi in modo apocalittico. La mutazione antropologica può avere al proprio interno risorse di progresso, e come politicamente queste risorse di progresso possono essere fatte emergere, articolate e gestite. Questo forse, secondo me, è il modo di rendere onore alle intuizioni, alla forzicastica, alla capacità dialettica, alla capacità di scrittore e di sociologo di Pasolini, e questo è forse il modo per tenere in vita aperta la riflessione pasoliniana del 73-75 e degli anni precedenti, e portarla nel 2022. Grazie. Ringrazio il professor Guido Mazzoni, lo ringrazio perché ci ha dato degli spunti nuovi, veramente nuovi, affascinanti, per ancora una volta farci permeare dallo studio di Pierpaolo Pasolini. Io prima ho mancato nel presentare il professor Guido Mazzoni, ma semplicemente perché per noi dell'Università di Siena è un po' scontato presentare il professor Guido Mazzoni, però ho il desiderio comunque di presentarlo alla platea, e mi scuso ancora perché ero così curiosa di ascoltare il suo intervento che ho saltato questo aspetto. Il professor Guido Mazzoni insegna critica letteraria e letterature comparate nella nostra università, è uno dei più importanti teorici della letteratura attualmente attivi in Italia. Posso dire brevemente che ha studiato alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha insegnato come visiting professor alla Scuola Superiore Normale di Parigi, all'Università di Chicago, all'Università della California. Il professor Guido Mazzoni è un infaticabile scrittore di numerosi libri e saggi sulla poesia e sul romanzo moderno. Nella sua multiforme attività c'è un versante più direttamente impegnato nella riflessione sul presente, sulla cultura, sull'antropologia e sulla politica dei nostri tempi. È tra i fondatori del sito Le parole e le cose, che ha diretto tra il 2011 e il 2018. Ha scritto un libro molto interessante, che prima di questa giornata ho avuto veramente il piacere di leggere e di apprezzare, e spero che possiate avere anche voi questa opportunità. Un libro breve, ma molto denso, I destini generali, edito dalla Terza, 2015, in cui affronta, tra l'altro, il tema pasoliniano della mutazione antropologica, di cui appunto questa mattina ci ha parlato e ha voluto condividere con noi. Quindi grazie ancora, professore. Stavolta non mancherò di presentare la nostra giovanissima relatrice, la dottoressa Margherita Giabelli, laureatasi presso il nostro Ateneo con una tesi in storia dell'arte dal titolo Un sogno dentro un sogno, una proposta di analisi e interpretazione del ruolo delle fonti storico-artistiche nel cinema di Pierpaolo Pasolini. Ha lavorato ad un saggio in uscita a giugno dal titolo Pierpaolo Pasolini e i tableaux vivants, scusate il mio pessimo francese, riflessioni metalinguistiche sull'immagine del sacro e la sacralità dell'immagine in La ricotta e il Decamerone. Il titolo dell'intervento della dottoressa Giabelli è La fulgurazione figurativa di Pierpaolo Pasolini, un cinema che viene dalle pale d'altare. Prego, dottoressa.
Grazie, io so che siamo un po' stretti con i tempi, quindi non mi dilungherò in ringraziamenti che sono già stati ampiamente fatti, però ovviamente ci tenevo a ringraziare tutte le persone che hanno faticato per l'organizzazione di questa giornata, in particolare al professor Quattrocchi e al professor Zanini che mi hanno indicata come relatrice, quindi mi hanno dato il privilegio di essere qui questa mattina. Per Pasolini non esistevano divisioni tra i diversi rami del sapere, tuttavia egli ne preferiva alcuni più di altri. Il suo continuo attraversare i confini non era una trasgressione, ma una necessità operativa, la necessità di nuovi modi e strumenti espressivi, che lo portò dalla letteratura e dalla poesia al cinema, al teatro, al giornalismo impegnato e, in ultimo, alle arti figurative. Trovo che per aprire questa riflessione sul rapporto tra Pierpaolo Pasolini e la storia delle arti figurative non ci siano parole più calzanti di quelle che ho appena letto, che sono state scritte nel 1984 da Achille Bonitoliva, proprio il rapporto all'opera pittorica e disegnativa dello stesso Pasolini. Da queste poche righe emerge infatti chiaramente un concetto che risulta imprescindibile per una chiara e profonda comprensione dell'utilizzo diffuso e variegato che nei suoi film Pasolini ha fatto dei referenti storico-artistici. Questo concetto chiave è quello di necessità. La tendenza che l'intellettuale ha dimostrato verso la contaminazione, così come il suo carattere proteiforme e la sua propensione verso l'intermedialità, non devono infatti essere letti come semplici velleità di un carattere eccentrico, ma sono da considerarsi un vero e proprio bisogno, una necessità operativa, appunto, i sintomi dell'urgenza di sperimentare strumenti sempre nuovi nella speranza di trovarne uno in grado di garantirgli l'espressione più puntuale, più organica e precisa possibile del suo pensiero. I sistematici movimenti centrifughi dell'opera, in questo caso cinematografica pasoliniana, mirando tutti a rintracciare il modo più efficace per veicolare una stessa definita visione del mondo, arrivano quasi paradossalmente a costituire quindi le spinte di un moto centripeto e convergente. È solo a partire da questo appunto che si potrà comprendere, a mio parere, il rapporto tra il cinema di Pasolini e le arti figurative. È ormai noto come il primo incontro di Pasolini con l'arte, segnatamente con la pittura e con il disegno, sia avvenuto nella sua primissima infanzia. Pasolini ha infatti più volte ricordato di aver cominciato a disegnare prima ancora che a scrivere, per poi non smettere mai di fatto fino al giorno della sua morte. Le circa 200 opere che oggi conosciamo come autografe di Pasolini testimoniano un impegno instancabile, i cui esiti, per quanto secondari dal punto di vista qualitativo, questo chiaramente è necessario ricordarlo, devono però essere presi anche solo sommariamente in considerazione quando ci si approcci al tema del suo contatto con l'arte, il quale avrebbe preso avvio dunque ben prima dell'incontro, sebbene folgorante, con Roberto Longhi. Già uso alla pratica del disegno e della pittura, infatti Pasolini avrebbe conosciuto da vicino la storia dell'arte all'inizio degli anni 40, quando da studente all'Università di Bologna sarebbe incappato nelle memorabili, così le avrebbe definite più avanti, lezioni che Longhi vi teneva sui fatti di Masolino e di Masaccio. Sono divenute ormai proverbiali le parole con cui Pasolini avrebbe ricordato nel 1971 quell'uomo così istrionico che con il suo metodo particolare di studio delle immagini era stato in grado di plasmare in modo irreversibile il suo giovane sguardo. Che cosa è un maestro? Egli viene vissuto e la coscienza del suo valore è esistenziale. Longhi era sguainato come una spada, parlava come nessuno parlava. Il suo lessico era una completa novità, la sua ironia non aveva precedenti, la sua curiosità non aveva modelli, la sua eloquenza non aveva motivazioni. Per un ragazzo oppresso, umiliato dal conformismo della società fascista, questa era la rivoluzione. Longhi sarà dunque per il giovane Pasolini un vero e proprio maestro, un faro capace di guidare i suoi studi, ma anche le sue passioni e i suoi interessi, una sorta di nome tutelare sotto la cui egida Pasolini approfondirà fin da giovanissimo temi e problemi della storia delle arti figurative, dei quali informerà anche la sua produzione poetica
per dedicarsi infine lui stesso alla pratica della critica d'arte. Ma il segno più indelebile, lasciato da Lunghi sulla poetica di Pasolini, è senz'altro quello che interessa la sua opera cinematografica, di cui si potrebbe addirittura dire in qualche modo che Lunghi sia stato una sorta di precursore. Cito ancora da Pasolini. Che cosa faceva Lunghi in quell'auletta appartata e quasi introvabile dell'Università di Via Zamboni, della storia dell'arte? Sullo schermo venivano proiettate delle diapositive. I totali e i dettagli dei lavori, coevi ed eseguiti nello stesso luogo, di Masolino e di Masaccio. Il cinema agiva, sia pure in quanto mera proiezione di fotografie, e agiva nel senso che un'inquadratura rappresentante un campione del mondo masoliniano, in quella continuità che è appunto tipica del cinema, si opponeva drammaticamente a una inquadratura rappresentante a sua volta un campione del mondo masaccesco. Da queste parole con cui Pasolini ricorda nel 1974, 30 anni dopo averle frequentate, questo evidentemente è sintomatico, le lezioni del maestro, risulta chiarissimo come esse abbiano influito sul suo modo grafico di vedere le forme del mondo, che avrebbe poi trovato una piena manifestazione nei suoi film. E non è dunque casuale che Pasolini abbia dedicato la sceneggiatura di Mamma Roma proprio a Roberto Longhi, definito in quella sede il responsabile della sua fulgurazione figurativa, che come a San Paolo sulla via di Damasco avrebbe fatto scaturire in lui una vera e propria devozione, capace di far sì che il suo sguardo divenisse uno sguardo pittorico ancor prima che cinematografico, così lui l'avrebbe definito. Tutta la filmografia di Pasolini può dirsi in dialogo con la storia delle arti figurative, sebbene a seconda dell'opera che si prenda in considerazione si possano rintracciare rapporti con autori o con periodi differenti, configurati poi nelle modalità più varie. Dal calco stilistico di Masaccio in Accattone, all'inserimento con un evidente forte valore simbolico delle riproduzioni dei dipinti di Bacon in Teorema, oppure di Velázquez in Che cosa sono le nuvole, o ancora alla ricerca di attori dalle fisionomie che potremmo definire pittoriche, come il Cristo del Vangelo secondo Matteo, Enrico Irazocchi, un attore scelto proprio in funzione della sua somiglianza fisionomica con i Cristi di El Greco. O ancora Stracci, il protagonista della Ricotta, interpretato da Mario Cipriani, di cui Pasolini ricorda la faccia di antico Camuso che Giotto vide contro Tufi e Ruderi Castrensi. Per giungere poi ancora ai costumi pierfrancescani del Vangelo secondo Matteo, la cui dimensione sacrale deve moltissimo ai silenzi e alle attese degli affreschi aretini del maestro. Citare in modo sostanzialmente completo i prestiti figurativi messi in campo dal cinema di Pasolini è possibile, evidentemente, come è anche possibile tentarne una categorizzazione che ne definisca e ne spieghi le modalità. E se ci si impegnasse in questa impresa, non si potrebbe ignorare quel dato fondamentale che ho citato in apertura di questo intervento, ovvero quanto studiare il rapporto tra il cinema pasoliniano e la storia delle arti significhi inevitabilmente scendere in profondità fino alle radici più intime del suo pensiero. Non c'è infatti nel Pasolini cineasta alcuna volontà di servirsi dei referenti storico-artistici in modo esernativo, come mezzi per abbellire genericamente o rendere più colte e raffinate le sue immagini. Ciò che piuttosto emerge dallo studio del cinema di Pasolini è un'immaginazione narrativa che sembra costretta a passare e ripassare dalla storia dell'arte per comporre alcuni dei nodi più centrali del suo discorso. Per comprendere meglio perché si possa dire che le fonti storico-artistiche compongano la vera e propria ossatura visuale, formale, ma anche teorica di molti, trovo che sia particolarmente utile analizzare l'utilizzo che egli ha fatto nei suoi film della figura del cosiddetto tableau vivant, ovvero quella particolare modalità di prestito figurativo che prevede una riproposizione pedisseco all'interno dell'inquadratura di un dipinto specifico ed identificabile. Essendo caratterizzato da quello che Antonio Costa definisce un tempo sospeso e uno spazio definito, il tableau denuncia per la sua stessa natura un'aperta volontà di interrompere il flusso della narrazione, aprendovi come una faglia capace di rompere l'illusione di realtà tipica del cinema e dichiarare così la propria natura artificiale, costruita.
Sebbene nella gran parte dei casi questa evasione dall'orizzonte diegetico abbia semplicemente un effetto dispersivo, in autori come in Pasolini il controllo di questo espediente risulta massimo e le forze evase dall'orizzonte della storia riescono così a confluire in quello del discorso. Consapevole della forza detonante di questa modalità così esibita di prestito figurativo, Pasolini si serve del tableau vivant soltanto in due casi, il primo nella Ricotta nel 1963 e il secondo nel Decameron nel 1971, due film molto distanti evidentemente nel tempo e anche nello stile, ma accomunati però da una forte dimensione metadiscorsiva, articolatavi da Pasolini proprio attraverso l'uso dei tableau e attraverso la presenza di due personaggi, rispettivamente un regista e un pittore, che ragionando sul proprio fare artistico si configurano come alter ego del loro autore. La Ricotta costruisce questa riflessione tramite uno stratificato processo di mise en abîme. Il film racconta le vicende di una troupe cinematografica che sta girando nella campagna romana un film sulla Passione di Cristo, il cui regista, interpretato da Orson Welles, che vedete, sembra farsi specchio del regista della Ricotta, quindi appunto di Pasolini, già a partire dall'opera a cui egli sta lavorando. Analoga per tematiche a quel Vangelo secondo Matteo a cui Pasolini già negli anni della Ricotta stava lavorando. Solo pensoso, così distante da quei segni prosaici della modernità che lo circonda e che sembra interferire con la sua spiritualità quasi ascetica, il regista Welles sembrerebbe un ritratto perfetto di Pasolini. Ma il suo atteggiamento insolente, da poeta maledetto, compiaciuto della sua presunta superiorità nei confronti del mondo che lo circonda, segna una differenza sostanziale con il suo autore, che infatti lo definirà una specie di caricatura di me stesso. Un me stesso andato al di là di certi limiti e caricaturizzato, visto come se io fossi diventato, per un certo processo di inaridimento interiore e di conseguente cinismo, un ex comunista. Pasolini dà forma a questo suo oscuro Mr. Hyde perché teme di cadere in quello snobismo intellettuale che proprio tramite la creazione di questo personaggio egli cerca di esorcizzare, di allontanare da sé. Ma ciò da cui più di tutto Pasolini vuole prendere le distanze è lo stile estetizzante con cui il regista Welles sta girando il suo film sulla passione. Rappresentare il suo alter ego degenerato nell'atto di girare il film che anche lui stesso stava progettando serve a Pasolini per vedere agire, ma soprattutto per vedere fallire quello stile di pura enfasi, così l'avrebbe chiamato, verso cui sapeva di tendere, ma che allo stesso tempo condannava. Ed è qui che entra in gioco il tableau vivant. Si è detto come la Ricotta narri della lavorazione di un film sulla Passione di Cristo, però sarebbe più corretto a ben vedere dire che esso narri di una sorta di pausa ininterrotta dalla lavorazione, riservando sostanzialmente a due sole sequenze la rappresentazione delle riprese effettive di quel film nel film, costituito da quello che possiamo vedere da una serie di ricostruzioni cinematografiche dei dipinti del manierismo fiorentino e segnatamente della deposizione della croce di rosso fiorentino che vedete sulla destra e il trasporto di Cristo nel sepolcro del Pontormo, opere da cui emerge quell'eccesso di intelletto e quell'insolente esibizionismo che Giuliano Briganti attribuiva ai pittori del primo manierismo, ma che si intonano perfettamente con il temperamento e con lo stile del regista Welles. È proprio mostrando la lavorazione del film sulla passione realizzato dal suo alter ego che Pasolini, tramite un raffinatissimo espediente registico, dichiara il suo voler prendere le distanze da quello stile estetizzante e voler cercare un modo nuovo per comporre le sue immagini. È attraverso il modo in cui ci mostra questi due tableau vivant che Pasolini ci dice che non è quello il film che lui vuole fare nel Vangelo secondo Matteo e mette a nudo la profonda crisi stilistica che sta attraversando. Se inizialmente infatti i due tableau sono inquadrati da Pasolini in modo frontale, integrale, statico, tramite dei campi totali, che fanno coincidere perfettamente il suo sguardo con quello del regista Welles che sta girando il suo film estetizzante, gradualmente, mentre sul set
tutto sembra andare storto e gli imprevisti non smettono di susseguirsi, Pasolini stacca la sua macchina da presa da quella statica e frontale del suo personaggio e comincia ad indagare con dei lirici primi piani i volti distratti degli attori, le loro risate, il loro adirarsi, quasi come a voler cercare da vicino, in quel modo di comporre le immagini, che cosa di preciso non stia in piedi, che cosa non funzioni. La ricotta è il film di una crisi, di una radicale messa in discussione di un certo modo, questo, di intendere le forme. E tutto questo lo dichiara anche e soprattutto con l'aiuto delle fonti storico-artistiche. Ma se la via estetizzante, cerebrale e intellettualistica non funziona, allora qual è l'immagine giusta? Come riuscire a tradurre nelle forme del cinema la vastità sconfinata del pensiero e del sentire? Se nella ricotta Pasolini aveva aperto questo interrogativo proprio servendosi della storia dell'arte, si può dire che nel Decameron, sempre grazie alle fonti pittoriche, l'autore ne trarrà le amare, drammatiche conclusioni. Il Decameron si compone di una selezione antologica di alcune delle novelle tratte dal testo di Boccaccio, ampiamente rivisitate, divise come in due atti, ognuno dei quali articolato attorno ad una vicenda particolare che si dipana nel corso appunto dell'atto del blocco, intervallandosi alle altre. Il fulcro del secondo blocco del film è costituito dalla vicenda del maestro Giotto di Pintore, che si reca a Napoli per affrescare la chiesa di Santa Chiara, una vicenda che non è narrata in realtà da Boccaccio, c'è soltanto uno spunto, diciamo, tematico dei personaggi da parte di Pasolini, che poi la rimodula in maniera consistente. Per interpretare questo pittore, a lui così caro, a partire dall'Alunnato presso Longhi, Pasolini aveva individuato Sandro Penna, il quale però aveva rifiutato all'ultimo momento ed era dunque stato sostituito da Volponi, che pure aveva accettato per poi ritirarsi proprio nel giorno delle riprese. In un'intervista nel 1972 Pasolini racconta l'angoscia di quel momento e la genesi della decisione sofferta ma inevitabile di vestire lui stesso i panni del pittore. In cuor mio, dice, sapevo che non c'era altra scelta. Pur continuando a lottare accanitamente con il nuovo senso che avrebbe preso la mia opera attraverso il mio fisico ingresso dentro di essa, anche il Decameron, che doveva essere la meno autobiografica delle mie opere, ha finito per diventare autobiografica in modo quasi aggressivo. Presa coscienza di questo nuovo senso autoriflessivo della sua opera, Pasolini sceglie di immergersi pienamente in questa prospettiva e di creare quella che lui definisce un'analogia perfetta, trasformando Giotto nel suo miglior discepolo, un pittore proveniente come lui dall'Alta Italia e votato quanto Giotto ad una riproduzione pura senza ornato della realtà sensibile, a quella religione delle cose che guidava anche l'opera dello stesso Pasolini. Questo gioco di sovrapposizioni tra il pittore giottesco e il suo autore, che lo incarna fisicamente, si articola lungo tutta la seconda metà del film, per giungere però ad un suo apice in una sequenza breve ma molto densa di implicazioni, che ci mostra il miglior discepolo di Giotto mentre si trova al mercato in mezzo alla gente di Napoli. A un tratto il personaggio si gira verso la macchina da presa e guarda verso l'obiettivo. Si porta le dita all'occhio destro, mimando il gesto dell'inquadratura. È evidente come quello che abbiamo davanti ora non sia più il pittore, ma il regista in persona, che nei panni del pittore giottesco ragiona sulle immagini che sta per comporre. È Pasolini che ci dice che la riflessione del suo personaggio sarà anche la sua riflessione. Il punto focale di questo ragionamento si articola ancora una volta attorno ad un tableau vivant. Il pittore sta dormendo accanto ai suoi aiuti, ma viene svegliato di soprassalto da una visione. Di fronte ai suoi occhi compare un'immagine. Il giudizio universale dipinto da Giotto a Padova nella Cappella degli Scrovegni, ricreato cinematograficamente ed animato. Dopo qualche intensissimo istante, però, quel sogno del tronsogno scompare e il pittore riprende a dormire. Appena sveglio si mette subito al lavoro e porta a conclusione i suoi affreschi. I ponteggi vengono tolti dalla parete e finalmente ci viene svelata l'opera finita.
Una figurazione nella quale riconosciamo un calco di due miracoli post mortem di San Francesco dipinti da un allievo di Giotto nella Basilica Inferiore di Assisi. Il capolavoro del maestro, quell'immagine così magnifica che il pittore aveva sognato, non si prova nemmeno a tradurla in dipinto. L'opera a cui il personaggio di Pasolini dà forma è ben diversa da quella che aveva visto in sogno. È più piccola, più discreta e non occupa neanche l'intero spazio della parete. In mezzo ai festeggiamenti per la fine dei lavori, il discepolo di Giotto, che a questo punto possiamo chiaramente chiamare Pierpaolo Pasolini, si allontana un momento e da solo si ferma a contemplare la sua creazione. Rivolto alla parete, ragiona tra sé e pronuncia una frase che chiude in modo lapidario il film e che costituisce la conclusione amara e evidente di quella riflessione sul fare artistico che aveva avviato diversi anni prima nella crisi profonda della ricotta. Ma io mi domando, perché realizzare un'opera quando è così bello sognarla soltanto? Quell'immagine giusta, che dopo aver rifiutato quella estetizzante e cerebrale del suo primo alter ego, Pasolini andava cercando già dalla ricotta, sembra non esistere affatto. La vera essenza delle cose, la sacralità che le anima, non può essere in alcun modo tradotta in un'immagine, e soltanto l'inespresso custodisce intatto il mistero delle cose. È questa la dolorosa consapevolezza a cui Pasolini giunge dopo anni di tormentata riflessione. Ed esattamente come era accaduto per il suo avvio, anche la conclusione di questa crisi, Pasolini la dichiara con l'aiuto delle opere di quei maestri che tanto aveva amato e di cui mai avrebbe smesso di dirsi discepolo. Grazie. Ringrazio la dottoressa Giabelli per il suo intervento, per aver condiviso con noi il suo studio specifico su Pasolini, e lascio ora la parola al dottor Fabio Alcantara, dottore di ricerca, docente. I suoi studi riguardano essenzialmente la teoria dell'immagine audiovisiva, ossia la modernità cinematografica, e in particolare la sua attenzione si concentra nel rapporto tra riproduzione e costruzione del film. Il suo intervento è il cinema di Pasolini oltre e accanto ai lungometraggi e sarà dedicato al lavoro pasoliniano nelle sue forme testuali brevi, con specifico riferimento al cortometraggio La sequenza del fiore di carta del 1969. Prego, dottore. Salve, buongiorno a tutti, grazie innanzitutto alla dottoressa Di Rienzo, a tutti gli organizzatori e organizzatrici, all'uditorio e agli altri relatori. Ecco, io non sono uno studioso di Pasolini in senso stretto, mi occupo appunto di teoria del cinema, mi sono occupato per lo più di Jean-Luc Godard, in realtà, finora. Però ecco, diciamo che Pasolini rientra in quel contesto cinematografico, come si diceva appunto, che è quello della modernità. E insomma, ne possiamo discutere in certi termini, che spero non siano troppo specifici. Farò dei riferimenti, insomma, al lavoro di montaggio e dunque dei riferimenti teorici. Ma insomma, spero si possa seguire tutto e che possa essere di qualche utilità. Allora, discutere di Pasolini innanzitutto significa discutere una figura tra i più importanti intellettuali del Novecento, come abbiamo detto, e dunque sul ruolo stesso, quello dell'intellettuale, che ormai insomma è anacronistico e decaduto, è storicizzabile, no? In un certo senso. Allo stesso tempo la definizione di intellettuale è tuttavia un po' una definizione ombrello, no? E può servire insomma come facile soluzione per convogliare e descrivere sinteticamente la complessità di un autore la cui opera appunto è estremamente composita e come attraversata da una vertiginosa forza centrifuga.
Ora, in un podcast recente che consiglio soprattutto ai ragazzi delle superiori, perché appunto, per farsi un'idea, ma tutti, su Pasolini, abbastanza divulgativa ma precisa, un podcast che si intitola Perché Pasolini, curato da Walter Siti, si fa un riferimento alla figura di Pasolini, un po' così tra il serio e il faceto, come quella di un artista multimediale, no? Quello che sarebbe un contemporaneo, un artista multimediale che si muove tra le diverse forme. Ecco, io penso che sia abbastanza calzante. Pasolini è, tutta la sua opera dimostra, forse senza eccellere in nulla poi in realtà, però di sapersi muovere tra i diversi dispositivi espressivi, mai in maniera passiva o esornativa, ma appunto per sviluppare attraverso le specificità estetiche del medium, sviluppare la propria elaborazione intellettuale e riarticolarla addirittura, no? Riconfigurarla, no? A partire dal dispositivo con cui si confronta. In tal senso, dunque, pensare all'opera di Pasolini significa innanzitutto, specie in contesti così eterogenei come quello di oggi, appunto, in cui parliamo di tante cose diverse, scegliere di assumere una precisa postura teorica, un punto di partenza, no? Da cosa partiamo quando parliamo di Pasolini? Ecco, io penso che il punto di partenza in generale non possa mai essere prettamente estetologico, ma deve essere rintracciata appunto in una prospettiva essenzialmente politica, sociologica, filosofica, antropologica, che è quella che un po' ha esposto il professor Mazzoni stamattina all'inizio, no? È questa che rappresenta di base il filo rosso di un'opera appunto così variegata, vasta e composita. Ecco, dunque, il mio interesse appunto, non posso parlare, non ho né le competenze né il tempo del cinema di Pasolini tout court, ma l'obiettivo è quello di rintracciare un momento particolarmente icastico, appunto come anticipato sarà la sequenza del fiore di carta, e cercare di inquadrarlo come una tappa, no, di un processo di elaborazione ininterrotto rispetto appunto a quello che è il pensiero sul mondo pasoliniano in questa continua avventura della forma, no, che è rappresentata alla sua opera. Ecco, dunque, proprio a partire da qui, no, proseguendo, diciamo, in quest'opera di dissezioni e di esplorazione del corpo multimediale dell'opera di Pasolini, ho deciso di approcciare appunto l'opera cinematografica non tanto parlando dei più celebri e celebrati lungometraggi, ma accostandomi e cercando di rintracciare un pochino alcuni tratti fondamentali del suo pensiero filmico alle forme testuali brevi e dunque alle specificità poetiche, no, di queste forme. Non poche sono di fatto le incursioni della filmografia pasoliniana oltre i limiti, che sono limiti narrativi, produttivi, commerciali, del lungometraggio. Ha fatto tantissimi, soprattutto mediometraggi, come diceva prima appunto la dottoressa Giabelli, citava la Ricotta, alcuni sono appunto tra le opere più importanti, no, della filmografia pasoliniana. Ecco, però, per citare appunto un articolo giovanile di un autore a me caro, appunto Gianluca Dara, di cui mi sono occupato, il mediometraggio, ne ha fatti molti Pasolini, è un po' un lungometraggio mascherato, ecco. Quindi se vogliamo andare a lavorare su qualcosa di più specifico, no, bisognerà approcciare il cortometraggio. Ecco, vediamo un attimo cosa dice sempre Godard in questo articolo del 59 sul cortometraggio, era un festival di corti in Francia, discuteva appunto delle specificità estetiche, no, di questa forma testuale. Scrive Godard: fra un corto e un lungometraggio non c'è differenza di natura, ma, vista l'organizzazione industriale del cinema, soltanto di grado, o meglio, non ce ne dovrebbe essere altra. Invece c'è. Un cortometraggio non è abbastanza lungo per studiare e scavare come si deve i caratteri o per evidenziare l'azione. Ecco, sembrerebbe una banalità, ma non lo è, guardando insomma la maggior parte dei cortometraggi che vengono prodotti anche oggi, che un po' scimmiottano, no? Inseguono le trame, no? Scimmiottano i lungometraggi stessi. Ecco, rispetto alla questione del tema, del contenuto, dell'azione, un testo audiovisivo di durata ridotta, qual è un cortometraggio, comporta necessariamente un approccio compositivo differente e, in definitiva, diremmo qui, direi io, una radicale esplorazione delle possibilità del montaggio, piuttosto che di quelle, per così dire, della sceneggiatura. È proprio in questo senso, dunque, che mi interessa accostarmi al Pasolini regista di cortometraggi, concentrandomi su uno di quelli che lui ha prodotto. Di base non ne ha prodotti tantissimi, in effetti, se vogliamo stare un pochino, rifarci alle tassonomie tradizionali che vogliono il cortometraggio al di sotto della mezz'ora, vediamo che Pasolini ne ha fatti tre. Queste sono Che cosa sono le nuvole, che tuttavia per durata, insomma, dura poco più di 20 minuti e anche per articolazione narrativa tende più verso il mediometraggio. Poi un altro bellissimo, che è Le mura di Sana,
che tuttavia appunto nasce come videolettera all'UNESCO, e dunque appunto diciamo che le immagini hanno una funzione più ancillare qui, no? Tutto il centro discorsivo sta nelle parole, nella voice over del regista che appunto fa questa lettera bellissima. Insomma, le immagini sono anche molto affascinanti, ecco, ma non è quello che mi interessa in questa sede. Ecco, l'esempio più emblematico invece del discorso che vorrei fare, appunto un discorso sul Pasolini che ragiona cinematograficamente, ovvero che ragiona in termini di montaggio, quindi al di là della storia, diciamo, della sceneggiatura tradizionalmente detta, ecco, è l'esempio più icastico, appunto la sequenza del fiore di carta. Questo appunto è film del 69, fa parte appunto del film collettivo Amore e Rabbia, ed è appunto forse appunto l'esempio più significativo, su cui spero che appunto qualcuno di voi l'abbia visto, perché è sempre difficile poi parlare di film senza vederli, però insomma c'è qualche inquadratura dentro, insomma spero riuscite a seguirmi. Allora, dicevamo, ragionare in termini cinematografici, ovvero ragionare in termini di montaggio. Le prime tracce di una simile disposizione compositiva nell'approccio alla scrittura filmica, registica di Pasolini rispetto a questo cortometraggio possono già essere rintracciate in un soggetto dattilo scritto del 1967, recante l'intestazione Pace e Rabbia, è conservato all'archivio Bonsanti del gabinetto VSE di Firenze, che rappresenta con ogni probabilità una primissima fase genetica del corto in questione. Leggiamo direttamente le parole di Pasolini, appunto, da questo soggetto dattilo scritto. È un pezzo di cinema che illustra le beatitudini. Tale pezzo di cinema dovrebbe essere in parte di finzione e in parte di montaggio. Il materiale da montare potrebbe essere sia fotografico che cinematografico, personaggi e fatti di attualità. La politicizzazione delle beatitudini non sarà però né faziosa né totale. Un largo margine sarà lasciato agli uomini che vivono la storia come un sogno, innocenti, inconsapevoli, puri e semplici viventi. Ecco, ciò che rimarrà di tale progetto non è la trama, ma ha a che vedere proprio con le modalità costruttive di un film, appunto la sequenza del fiore di carta, che di fatto sarà intimamente fondato sulla relazione di montaggio tra un corpo, per così dire, finzionale e l'inserzione continua di immagini d'archivio attraverso il procedimento di sovraimpressione. E tuttavia la sequenza del fiore di carta, appunto, come diceva l'episodio del film collettivo Amore e Rabbia, pur mantenendo l'ispirazione evangelica, non parlerà delle beatitudini, e svilupperà invece proprio il tema di quegli uomini che vivono la storia come un sogno, innocenti, inconsapevoli, puri e semplici viventi, tuttavia danno un giudizio molto più radicale su questi uomini, appunto, innocenti, di quanto non emerga dal soggetto da stilo scritto, appunto. Qui, appunto, è qualcosa di secondario, mentre lì sarà proprio il tema, no? Il fulcro elaborativo del cortometraggio. Potranno servire ora da rapido compendio sinottico, appunto, per chi non ha visto il cortometraggio e appunto c'è bisogno di dare qualche cenno della trama, direttamente alle parole di Pasolini, parole che Pasolini appunto, quelle dichiarazioni rilasciate quando l'episodio si sarebbe dovuto intitolare ancora Il fico innocente, in riferimento al passo evangelico che invece ne fornisce lo spunto, quindi non più le beatitudini, per un film collettivo che avrebbe a suo tempo ancora dovuto chiamarsi Vangelo 70. Si intitola Il fico innocente, credo. È brevissimo, dura solo 12 minuti. Inizialmente era solo una lunga carrellata per tutta Via Nazionale a Roma. Vangelo 70 dovrebbe ispirarsi a parabole o ad altri passi dei Vangeli. Per il mio episodio ho scelto l'innocente fico. Ricorda quando Cristo vuol cogliere qualche fico, ma essendo marzo l'albero non è ancora prodotto nessuno e Cristo lo maledice. Il modo in cui lo interpreto io è più o meno questo. Vi sono momenti della storia in cui non si può essere inconsapevoli. Bisogna essere consapevoli e non esserlo equivale a essere colpevoli. Perciò ho fatto camminare Ninetto per Via Nazionale e mentre lui cammina senza un pensiero al mondo, inconsapevole di tutto, passano sullo schermo sovrapposte a Via Nazionale le immagini di alcune delle cose importanti e pericolose che stanno avvenendo nel mondo. Poi, a un certo punto, si sente la voce di Dio che lo sprona a conoscere, a rendersi consapevoli. Ma come il fico del Vangelo il ragazzo non capisce perché è maturo e innocente e così alla fine Dio lo condanna e lo fa morire. Allora, questa appunto ridotta all'osso è la trama che il cortometraggio di cui parliamo oggi sviluppa e al tempo stesso però trascende, no? Attraverso appunto questa complessa articolazione di montaggio di cui cercherò di dirvi e che mette in relazione almeno, scomporre un cortometraggio è molto difficile perché appunto dura 10 minuti, però cerchiamo di rintracciare gli elementi compositivi essenziali. Sono almeno 3 segmenti audiovisivi all'interno del corto, 3 sezioni potremmo dire, possiamo chiamarle sottosequenze. Allora, innanzitutto la passeggiata di Riccetto,
in cui il protagonista, appunto, interpretato da Ninetto Davoli, passeggia per Via Nazionale, incontra diversi personaggi, soprattutto operai e lavoratori con cui dialoga, e appunto poi dialoga, meglio non dialoga, con Dio che lo ammonisce di essere, per essere innocente, per la sua innocenza. Poi abbiamo la suite d'archivio, una sequenza di immagini violente della cronaca e della storia contemporanea che durante tutta la discesa di Riccetto compaiono in sovraimpressione sullo schermo. Sono immagini e talvolta suoni, perché appunto sentiamo anche dei suoni di bombe, ad esempio, di guerra, immagini del potere e dei suoi uomini, anche immagini di manifestanti. Sono in definitiva immagini del mondo che si accostano al Riccetto e letteralmente appunto lo oltrepassano, senza che lui appunto se ne renda conto, non resta nella sua indifferenza. Ecco, di questa indifferenza rende conto in particolare la terza sottosequenza, quella decisiva, quella che potremmo dire del fiore di carta propriamente detta, in cui l'immagine di Riccetto appunto che vaga per Via Nazionale, l'abbiamo visto appunto nella prima sezione, qui viene sottoposto a un certo processo di astrazione. Sono due gli elementi, no, che cooperano a tale procedimento appunto astrattivo: sono l'inserimento di una musica extradiegetica, una roccheggiante canzone in inglese sul piano del sonoro, mentre sul piano del visivo la comparsa di questo fiore di carta, che di base non è presente nella sezione della passeggiata, no? Che invece fa più riferimento a un contesto di verosimiglianza, per così dire, a un regime più realistico dell'immagine. Ora, potremmo dire che ognuna di queste tre sezioni, insomma, a cui ho introdotto, costruisce un movimento di pensiero preciso, e tutte e tre contribuiscono alla complessiva elaborazione di senso che il film produce. Allora, nella prima, la passeggiata del Riccetto, assistiamo soprattutto attraverso la scrittura dei dialoghi, è la sequenza più dialogica, a una caratterizzazione sociolinguistica dei personaggi, con l'uso del dialetto, appunto, che è del dialetto romanesco, appunto per Riccetto e per gli operai con cui si confronta, che appunto emerge ancora molto radicalmente, specie quando è messo a confronto con l'italiano standard di Dio, insomma, che lo ammonisce dicendogli appunto che l'innocenza è una colpa. Poi abbiamo la suite d'archivio, che ha il compito invece di descrivere quella che è la principale articolazione di senso del film, che ha a centro il rapporto, ovvero tra il mondo e Riccetto. Questo appunto è fondamentalmente il tema principale, no? Riccetto che se ne infischia, che è indifferente rispetto al mondo, e ci viene detto da subito dal film con le prime due inquadrature, che sono queste qua, la prima e la seconda inquadratura, l'immagine di Riccetto e poi appunto una rappresentazione del globo terrestre. E tuttavia l'ispirazione politica, quindi il rapporto tra l'uomo e il mondo, no? E la storia, in questo film è realizzato, come detto prima, a ridosso del 68, perché il film effettivo esce nel 69, abbiamo visto il dattiloscritto del 67, e appunto è presente tutte queste immagini appunto del mondo, della storia contemporanea. Ecco, l'ispirazione non può essere interpretata come essenzialmente internazionalista, secondo quella che era invece una tendenza molto diffusa all'epoca, ma invece proprio nei dialoghi tra Riccetto e gli operai e i lavoratori, che si spiega un momento essenziale, spesso sottostimato quando si parla di questo corto, dell'elaborazione discorsiva del film. L'innocenza di Riccetto, appunto, come detto, è una colpa, ma il castigo non è soltanto la morte, che avverrà poi alla fine del film, lo vedremo, morte che avviene su un piano metaforico, avviene col fiore di carta, appunto, che sono i momenti appunto più di astrazione, ma questo castigo è già prefigurato nei dialoghi stessi, nel contenuto stavolta dei dialoghi che avvengono tra Riccetto e i vari operai che lui incrocia per Via Nazionale. Questi infatti prefigurano l'alienazione, no? Che lo aspetta, e in questo contesto appunto di questo sottobosco appunto del sottoproletariato, gli operai appunto parlano, i dialoghi sono tutti incentrati sul lavoro alienante, sul lavoro appunto il cui unico senso è la sopravvivenza fondamentalmente, che annulla ogni dimensione collettiva. Ecco, ad esempio, mi leggo giusto qualche battuta: il primo operaio che Riccetto incontra gli chiede ma che servono ste buche, e lui risponde semplicemente per tirare avanti, appunto non c'è nessuno scopo poi effettivo, o ancora appunto un lavoro da cui non può discendere alcun appagamento reale, no? In quanto, come afferma un altro lavoratore, il bello del lavoro è la soddisfazione. Quando sono le 5 e 5 che stacchi dal lavoro non c'è cosa più bella. Ecco, questo un pochino appunto ci riporta a un'altra dimensione, che non è quella delle immagini di Che Guevara o del Vietnam appunto che abbiamo visto, ma una dimensione che fa più riferimento al contesto prettamente appunto del sottoproletariato italiano. La relazione proprio tra queste immagini d'archivio, no? Quelle del mondo che raccontano il più ampio contesto della storia contemporanea, e quella dell'alienazione del sottoproletariato, sia essa appunto fatua e innocente come nel caso di Riccetto, oppure dovuta a un lavoro alienante come nel caso degli operai che rappresentano appunto il futuro di Riccetto,
Trova questa relazione le più profonde ragioni nella terza sottosequenza, quella del fiore di carta, in cui il regista descrive le motivazioni profonde di un pensiero di morte che è di fatto rappresentato, appunto, come si diceva nel primo intervento di oggi, dalla scomparsa di una realtà sociale specifica. Le immagini della cronaca internazionale vanno quindi considerate all'interno di una più ampia e profonda dimensione che ha al suo centro quindi questa questione, quella dell'Occidente, della mutazione antropologica, della cancellazione delle culture particolari. Tale movimento discorsivo dunque è preso in carico proprio da questa sequenza, appunto quella centrale del fiore di carta. Il vitalismo del sottoproletariato che per tanto tempo aveva affascinato Pasolini, soprattutto appunto nei primi anni della sua opera, si è ora trasformato in colpevole frivolezza, in autenticità, che è un pochino il simbolo del fiore di carta, un fiore finto, no? Inautentico. E questo appunto non è altro che significa altro che la perdita di una specificità culturale ormai appiattita su un sistema di valori piccolo borghesi. Quali siano, secondo Pasolini, le ragioni di tutto ciò lo sappiamo bene, l'abbiamo visto stamattina, però è interessante appunto andare a vedere come ce lo dice nel cortometraggio, come ce lo dice, ecco, ritorniamo dunque al cinema attraverso il montaggio. Quindi accanto al tema dell'innocenza, che è un pochino quello di cui si parla appunto nelle sinossi quando si parla di questo film, c'è appunto questo fondamentale della mutazione antropologica. Nella sottosequenza appunto di cui parlavo, quella appunto del fiore di carta propriamente detta, mentre danza con il suo fiore in mano Riccetto, canta maldestramente la canzone di cui vi dicevo, la musica che entra, no? La canta maldestramente, lo capiamo appunto dal labiale che riusciamo a leggere, perché... perché quelle parole in inglese di fatto non sono le sue, non gli appartengono pienamente. Pasolini, cineasta del montaggio, fa un uso della musica, ecco questo, insomma, è una precisazione doverosa, molto consapevole. La musica non è mai in Pasolini semplicemente esornativa, no? O didascalica. Ecco, leggiamo un attimo uno degli ultimi passaggi. Questa appunto considerazione riguardo l'uso della musica. Ci sono due modi per applicare la musica alla sequenza visiva e quindi darle altri valori, quindi la sequenza visiva acquisisce altri valori attraverso la musica. C'è un'applicazione orizzontale e un'applicazione verticale. L'applicazione orizzontale si ha in superficie, lungo le immagini che scorrono. L'applicazione verticale, che tecnicamente avviene allo stesso modo, pur seguendo anch'essa secondo linearità e successività le immagini, in realtà ha la sua fonte altrove, nella profondità. Quindi, più che sul ritmo, viene ad agire sul senso stesso. La fonte musicale, che non è individuabile sullo schermo e nasce da un altrove fisico, per sua natura profondo, sfonda le immagini piatte e illusoriamente profonde dello schermo, aprendole sulle profondità confuse e senza confini della vita. Ecco, quindi, come già avveniva nel mediometraggio citato prima, La Ricotta, dove ci sono questi lavori del set che ballano il twist, anche qui la musica cantata in inglese si fa segno dell'egemonia culturale americana, di fatto, che si appropria delle culture particolari e le trasforma radicalmente. Per di più, in ragione del fatto che il brano che ascoltiamo appunto nella sequenza del fiore di carta, che già figurava tra l'altro nella colonna musicale di Teorema, è la versione in inglese del brano Fruscio di foglie verdi di Ennio Morricone. Dunque porta già in sé il mark della sostituzione linguistica e quindi della sostituzione culturale, di una fantasmatica presenza che è quella della cultura nordamericana, che oltre appunto a fare la sua irruzione nella colonna sonora del film, compare anche per le strade di Roma, ad esempio nei cartelli appunto di Via Nazionale. Adesso mi avvio a concludere dunque dicendo che è molto interessante osservare come, pur confrontandosi con il tempo limitato di un cortometraggio, ricordiamo appunto una decina di minuti, quello di cui parlo, Pasolini, il regista, dimostra di articolare un profondo e multiplanare movimento di pensiero, delineando ancora una volta i tratti di una rigorosa meditazione innanzitutto politica sul mondo, sfruttando le risorse del montaggio, che dunque, lavorando tra il visivo e il sonoro, e poi in definitiva tra i regimi discorsivi del documentario, che è preso in carico soprattutto dall'istanza testimoniale rappresentata dalle immagini d'archivio, quelle immagini appunto del mondo, e quello della finzione. Qui il corto di Pasolini avvia una potente dinamica costruttiva che, al di là della mimesis, trova la sua più compiuta definizione nell'ambito di quella intermedialità che un filosofo contemporaneo, Pietro Montani, ha descritto come una necessità delle immagini, appunto soprattutto contemporanee, che vogliono appunto sfuggire all'anestetizzazione e rinviare al mondo, al proprio referente reale, non essere semplici simulacri. In altri termini, dunque, utilizzando parole di un altro filosofo, le immagini di Riccetto e quelle della storia contemporanea, nella sequenza del fiore di carta, sembrano essere agite da un principio costruttivo che è il fondamento di quell'immagine dialettica che, secondo Walter Benjamin, è proprio del lavoro dello storico materialista.
Ultima citazione della giornata, del mio intervento, appunto da Benjamin. Alla base della storiografia materialistica è un principio costruttivo. Al pensiero non appartiene solo il movimento delle idee, ma anche il loro arresto. Quando il pensiero si arresta di colpo in una costellazione carica di tensioni, le impartisce un urto per cui esso si cristallizza in una monade. Il materialista storico affronta un oggetto storico unicamente e solo dove esso gli si presenta come una monade. In questa struttura egli riconosce il segno di un arresto messianico dell'accadere o, detto altrimenti, di una chance rivoluzionaria nella lotta a favore del passato oppresso. Ecco dunque che la complessa articolazione di senso, di cui ho cercato appunto di descrivere i tratti, realizzata nel cortometraggio, può trovare il proprio contimento a ridosso dello spazio interstiziale che viene a crearsi nell'accostamento tra le ultime due inquadrature del film, che sono questa qua. Ecco, vediamo che con questa rima visiva Pasolini configura, tra gli orrori della guerra e quelli del genocidio culturale, l'immagine di un unico circuito mortifero realizzato dal potere e allo stesso tempo potremmo dire che tenta ancora una volta di costruire quella chance rivoluzionaria a favore del passato oppresso di cui parla Benjamin, che è forse dunque l'ultimo comune denominatore di un'opera così complessa ed eterogenea appunto come quella pasoliniana. Grazie. Grazie. Grazie, e adesso do la parola al professor Daniele Ferrari, docente di diritto ecclesiastico e canonico presso il nostro Ateneo, già dottore di ricerca in studi costituzionalistici italiani, europei e transnazionali presso l'Università di Genova, con una tesi dal titolo molto esplicativo, La libertà di coscienza multilivello. Il professor Ferrari è anche ricercatore associato presso il laboratorio Gruppo Società, Religione e Laicità del CMRS di Parigi. È autore, tra l'altro, di numerosi libri, tra cui Libertà religiosa e status di rifugiato, Giappichelli 2020, Il fenomeno del religioso alla frontiera della protezione internazionale, Cacucci 2020-21. Il titolo dell'intervento del professor Ferrari è Epifanie, trasformazioni e dissacrazioni, Pasolini e l'esperienza del religioso. Prego, professore. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti, un ringraziamento doveroso a Katia Di Rienzo e a tutte le persone che hanno costruito questo momento di riflessione insieme su una figura così complessa e su una figura che, come vedremo in questo tentativo di inseguirla nei meandri, nei labirinti della e delle religioni, una figura molto controintuitiva, che legge sempre il mondo e la realtà sulla base di un punto di vista che è inaspettato e spesso anche molto divisivo. Io ho tentato di ricostruire un po' l'esperienza del religioso nella traiettoria biografica e intellettuale di Pierpaolo Pasolini attraverso tre grandi dimensioni che cercano un po' di esplicare questo tipo di lettura, che sono appunto le epifanie, cioè le manifestazioni del religioso nell'opera di Pasolini, le trasformazioni. Pasolini osserva delle trasformazioni potentissime della religione e le restituisce con parole che anticiperanno studi di sociologia di molti anni successivi, e poi le dissacrazioni, questo concetto di sacro che da un lato lo opprime ma che dall'altro lato lui utilizza per guardare a un certo modo di fare religione e di imporre la religione. Il fatto che la religione sia importante nell'opera di Pasolini e sia un dato innanzitutto biografico che si lega alle sue origini contadine, al mondo contadino, a Casarza, alla figura della madre, è un qualcosa che Pasolini stesso mette in evidenza, e mette in evidenza anche questo rapporto tra la religione
e una dimensione di razionalità, e sarà un qualcosa che lui recupererà poi nella critica che farà alla Chiesa Cattolica come istituzione prona alla borghesia, proprio perché alla Chiesa Cattolica la borghesia affida questo compito di gestire la paura, l'irrazionalità, tutto ciò che non è funzionale a quella produzione, a quel consumo. Da questo punto di vista, sulle epifanie io parto da un'immagine. Pasolini decide di far interpretare il ruolo della Madonna nel Vangelo secondo Matteo alla mamma. La mamma è Susanna Colussi e quando Pasolini le chiede di interpretare questo ruolo per evocare immediatamente quella emozione assoluta di una madre che perde un figlio e quell'archetipo di una madre che perde un figlio, perché figura della Madonna davanti alla croce diventa l'archetipo di quel dolore, un dolore indicibile. Non ci sono parole per descrivere un genitore che perde un figlio, mentre ci sono per descrivere un figlio che perde un genitore. Dice: mamma, mamma, pensa a Guido. Chi era Guido? Guido era Guido Pasolini, che muore nelle tragiche circostanze di quello che è il massacro di Porzius. Guido Pasolini decide di arruolarsi nella Resistenza e poi morirà per mano di altri partigiani comunisti. Questa vicenda io la affido a chi vorrà approfondirla a un bellissimo monologo di Ascanio Celestini che secondo me racconta bene anche da un punto di vista emotivo la parabola di Guido Pasolini, una parabola che però cambia profondamente non solo la vita di Susanna Colussi e di Pierpaolo Pasolini in quanto individui, ma anche la loro relazione. Questo rapporto diventa un rapporto esclusivo, fortissimo, e nella poesia Supplica mia madre, Pasolini restituisce l'assolutezza di quel rapporto, l'unico rapporto nel quale sostanzialmente lui non si sente solo. Se questo archetipo lo ritroviamo quindi in questa epifania, in questa manifestazione, in questa idea che i corpi religiosi, i corpi codificati dalla tradizione si possono incarnare in ciascuno di noi e ciascuna di noi, un'idea che tornerà nelle teologie della liberazione, poi nelle teologie cosiddette queer, LGBT, cioè l'idea che quelle esperienze non sono un presidio solo di una tradizione che le sacralizza e le riduce a iconografia, ma sono un'esperienza quotidiana di ciascuno e ciascuna di noi, e quindi ciascuno e ciascuna di noi può incarnare quelle esperienze, può incarnare quei corpi in quelle che sono le vicende delle società a noi contemporanee. Ritorna nella scelta, lo vedevamo prima, di Enrique Razzocchi. Cioè, Pasolini lo dice chiaramente: io sto facendo questa ricerca di un corpo che nel mio film possa rappresentare, incarnare il Cristo. E Enrique Razzocchi non è solo una scelta estetica di un viso che in qualche modo funziona davanti alla camera, è una figura di resistenza e di resistente, perché Enrique Razzocchi fa parte di un collettivo a Barcellona che si oppone, che fa tutta un'attività politica contro la dittatura di Francisco Franco, viene in Italia alla ricerca di fondi per finanziare il suo movimento. Pasolini lo conosce a casa di Elsa Morante, gli propone questo ruolo, lui inizialmente lo rifiuta e poi lo accetta. Ecco che quel ruolo di testimonianza, ma anche di resistenza, di liberazione del Cristo, rivive nel corpo di Enrique Razzocchi. Questo è molto interessante come proprio approccio, sguardo sul religioso che ha Pasolini. L'altro incontro, qui sarò un pochino più lieve, un pochino meno enfatico, è nell'Odore dell'India. In India lui incontra Suor Teresa, un cristianesimo del fare, curvo, affaticato, che si prende cura di tutta una serie di persone fragili, deboli, morenti, e questo corpo, immediatamente questa figura, evoca in Pasolini da una parte un'analogia con la famosa Sant'Anna di Michelangelo, che spero sia questa, e dall'altra parte l'idea che la figura di Suor Teresa evochi questo archetipo della madre, quindi di Sant'Anna. Quindi ancora una volta questa idea che quei corpi religiosi, quei corpi sacralizzati, quei corpi codificati dalla tradizione vivono nel mondo che ci circonda e li possiamo incontrare nell'esperienza e nel lavoro di figure diverse. L'altro
elemento abbastanza interessante è che lui ad un certo punto, quando si affaccia in questi viaggi nel continente africano, pensi a l'Orestiade di Eschilo un po' come paradigma per leggere le transizioni e le trasformazioni delle società africane. Detto molto semplicemente, mi perdonerete. Così come le società africane, secondo Pasolini, si stanno trasformando da società ataviche, segnate da strutture sociali tribali, violente, a società che progressivamente stanno transitando verso modelli democratici, nello stesso modo, dice Pasolini, la transizione verso la democrazia nell'Orestea si consuma in questa trasformazione delle Erinni, delle divinità della vendetta, in Eumenidi, e con la celebrazione di, noi diremo oggi, un giusto processo a Oreste. E quindi l'Orestea diventa ancora una volta uno strumento attraverso il quale lui vede nella storia dell'Africa, nella storia di un paese, un'epifania di questa trasformazione. Di questa manifestazione della religione, scusate. Per quanto riguarda le trasformazioni, è interessante perché in Pasolini tutta una serie di figure che appunto nelle tradizioni religiose vengono interpretate, sono oggetto di una certa esegesi dei testi e del loro ruolo rispetto alla costruzione di quelle chiese, di quelle esperienze religiose, Pasolini le legge completamente al contrario, o per meglio dire le legge in modo molto personale. Quindi San Paolo, se da un lato questo progetto di girare un film su un San Paolo è un progetto che vuole trasporre l'esperienza di San Paolo nella contemporaneità e vuole ritrovare quella figura in quelli che sono i fatti del Novecento, dall'altro però Pasolini, rievocando un po' quelle posizioni antipaoline di Nietzsche, che cosa dice? Beh, dice sostanzialmente che San Paolo è l'inizio del problema per il cristianesimo. Il cristianesimo nasce per Pasolini come messaggio di liberazione e invece istituzionalizzandosi in chiesa diventa struttura di potere, e come struttura di potere tradisce progressivamente il messaggio rivoluzionario alla base dell'inizio di quella predicazione, diventa strumento di oppressione. San Paolo è l'inizio di quel processo, è l'inizio di quella trasformazione di quel messaggio in dispositivo di potere. E l'altro elemento interessante è che lui invece avrà, mentre per in generale rispetto alla Chiesa in quanto istituzione svilupperà una posizione molto critica, però un papa a Pasolini piacerà particolarmente, ed è Giovanni XXIII, al quale dedica il Vangelo secondo Matteo. E secondo Pasolini quel papa che veniva, il papa che dà inizio al Concilio Vaticano II, una figura dirompente nella storia dell'istituzione ecclesiastica, ma un papa che nella sua rappresentazione, il papa buono, il papa sorridente, il papa bonaccione, quella semplificazione, quella neutralizzazione, Pasolini la capovolge, la trasforma. Pasolini dice: in quel sorriso c'è la rivoluzione. Perché? Perché Papa Giovanni sorride del suo ruolo, sorride del suo potere, e in fondo qualcuno che sorride e che in qualche modo quindi ride del proprio ruolo, secondo Pasolini in quel ruolo apicale di capo della Chiesa Universale, è una rivoluzione. Pasolini cita un episodio per descrivere questa ironia e autoironia di Papa Giovanni. Dice Papa Giovanni in articolo Morti, sul letto di morte, dice: ho già le valigie prontissime. E voi non sapete quanto la morte di un pontefice sia un qualcosa di assoluto, che è molto codificato dal potere ecclesiastico. Un papa che dice una cosa del genere sul letto di morte, per l'epoca era un qualcosa veramente di dirompente, di rivoluzionario. Qua vado un pochino più veloce. Poi c'è l'altra grande trasformazione, cioè la transizione della religione dalla campagna alla città. Pasolini dice: il cristianesimo in campagna in fondo è un cristianesimo che si lega alla società contadina, che si lega al ciclo delle culture, che si iscrive in quella società e nel rapporto con la terra, ma nel passaggio dalla campagna alla città la religione, da appunto religione rurale, si fa urbana. In questa trasformazione, che descrive tanto in poesia quanto nell'ambito di questa intervista,
Lui dice che comunque la società urbana non rappresenta la fine della religione, ma trasforma il ruolo della religione. La religione diventa un grande dispositivo per la borghesia, come vi dicevo prima, per gestire tutto quello che non è funzionale alla produzione e al consumo, quindi tutta quella dimensione angosciosa, la definisce lui, paurosa, irrazionale, che è proprio dell'uomo. Si crea in qualche modo questo legame profondo tra queste due dimensioni. Non va più. Adesso sì. Quindi queste trasformazioni, tra l'altro, lui le descrive molto bene in questo articolo del Corriere della Sera. Le slide poi io le metterò a disposizione di chi vorrà. Ora scusatemi per non appesantire troppo, cerco di andare un po' veloce. Sul Corriere della Sera lui definisce proprio il cristianesimo da agricolo si fa urbano. E anche da questo punto di vista anticipa lui delle ricerche importantissime che ci sono state proprio su queste transizioni del religioso tra nord e sud epistemologici nel mondo, ovviamente in una prospettiva che oggi è ancora più complessa e complicata di così, perché i fenomeni di oggi sollecitano la religione su scenari di trasformazione che non sono sempre necessariamente identificabili nella dimensione dell'agricolo e nella dimensione dell'urbano, però questa è una trasformazione secondo me importante. E Pasolini mette in evidenza. E poi ci sono le dissacrazioni. Pasolini dice che lui ha nostalgia di un sacro idealizzato e forse mai esistito. Dice: il sacro è sempre stato istituzionalizzato, all'inizio dagli sciamani, poi dai preti. E lui dice: forse nella mia nostalgia addirittura di un qualcosa di idealizzato c'è cioè un qualcosa di razionale, di tradizionalista, di addirittura di reazionario. Cioè lui cosa dice? Il sacro è un grande dispositivo di potere. Un'istituzione decide che cosa è sacro, decide come attribuire il sacro, dove vedere il sacro, dove riconoscerlo, ma decide anche automaticamente come punire chi quel sacro non lo rispetta o è accusato di non rispettarlo. La sacralizzazione e il sacro in tutte le diverse dimensioni di utilizzo, di mobilitazione esplicita o implicita di questa categoria è, nell'opera di Pasolini, sicuramente un qualcosa di molto problematico e critico, soprattutto perché si scontra con una visione che lui ha del sacro chiaramente non istituzionalizzata o comunque non istituzionalizzata in un sistema di potere. E questa idea del sacro che ha Pasolini, di un sacro appunto che non è uno strumento di potere e di oppressione, la vediamo molto bene nella morte di Pio XII e nel fatto che la morte di Pio XII da Pasolini viene letta in parallelo con un coetaneo di Pio XII, il povero Zucchetto. Pio XII, voglio dire, di nobili natali, una nobiltà papalina, un papa che muore chiaramente in un contesto e una cornice di un certo tipo, una certa visibilità chiaramente in quanto papa alla sua morte, ma anche la sua vita, lui lo accusa di essere un nobile ricco che non ha avuto pietà per i poveri e non ha avuto pietà per il povero Zucchetto. E proprio questa mancanza di pietà, dice Pasolini, tu sei stato un peccatore proprio perché non hai fatto il bene, non hai avuto attenzione per tutti coloro che in qualche modo non appartenevano al tuo mondo. È interessante perché questo capovolgimento di prospettiva nel quale il Papa diventa un peccatore e diventa un peccatore perché non ha avuto pietà per la morte di un sottoproletario, del povero Zucchetto, che è stato investito come un cane per strada, è la stessa prospettiva che lui utilizzerà davanti agli studenti che si scontrano a Valle Giulia. Quando scrive il PC ai giovani lui dice: voi avete faccia da figli di papà, i borghesi siete voi, i poveri sono i poliziotti. Cioè questa lettura che dicevo prima controintuitiva, al di là delle interpretazioni che sono state date di quella poesia, però è interessante proprio perché in Pasolini c'è questo rovesciamento continuo che quasi ci fa girare la testa. E secondo me, io quando ho letto, un po' ripreso queste parole su Pio XII, mi è venuto subito in mente come parallelo lo sguardo che lui ha capovolto sul movimento studentesco.
E poi c'è la ricotta. La ricotta forse è uno degli episodi più noti, perché tra i diversi processi che Pasolini ha, Pasolini avrà anche questo processo per vilipendio alla religione di Stato. Cioè gli viene detto, tu hai il film, cioè, l'ha già raccontato la collega e quindi vado un pochino più veloce su questo. Pasolini gira la ricotta, il povero Stracci, che fa la parte del buon ladrone, muore in croce di indigestione perché ha questa fame atavica, abbuffandosi alla fine di ricotta. E però quello che viene attenzionato dalla procura sono alcune sequenze nelle quali Stracci sostanzialmente si masturba sulla croce, nel quali ci sono, si odono queste musiche profane, nei quali la Maddalena danza col seno scoperto. Anche su questo voi avete un video su YouTube del pubblico ministero che accusò Pierpaolo Pasolini nel processo di primo grado, che spiega molto bene qual era il problema. Il problema era, da un lato, che si diceva: tu hai offeso il sentimento degli italiani, il sentimento religioso degli italiani, dando quella rappresentazione della passione del Cristo, ma allo stesso tempo tu rappresenti un intellettuale che i cattolici non hanno. Cioè, davanti a, il pubblico ministero lo definisce un gigante, davanti a un gigante che fa un'operazione del genere ti dice: per me questa è un'operazione, un'interpretazione profondamente cristiana, perché per me in quei corpi rivive la vicenda del Cristo, un po' quello che poi sosterranno i teologi della liberazione: dove c'è povertà, dove c'è sofferenza, lì c'è l'epifania del Cristo, non altrove. E questo pubblico ministero quindi dimostra quanto quel processo fosse un processo al film, fosse un processo però innanzitutto a Pasolini, proprio perché Pasolini non aveva interlocutori del suo livello in quello che era il mondo che in qualche modo Pasolini contestava. Verrà poi assolto nel giudizio d'appello, nel quale si dirà sostanzialmente che non c'erano prove che questo film avesse offeso il sentimento degli italiani, proprio perché non c'erano state rivolte, manifestazioni, turbamenti evidenti e visibili delle conseguenze di questo film. E quindi in sostanza cosa ci lascia Pasolini sulla religione? Ci lascia sicuramente tante piste ancora da studiare e da esplorare, ma soprattutto per me, da studioso di diritto ecclesiastico, rileggere e ristudiare Pasolini, e ringrazio molto Katia Di Rienzo per avermene dato l'opportunità, è stata una grande lezione sulla libertà religiosa. Grazie. Ringrazio molto, molto il professor Daniele Ferrari per aver condiviso questo elemento, questo aspetto della vita di Pierpaolo Pasolini con tutte e tutti noi. E mi accingo a presentare l'ultimo relatore, che non avrebbe bisogno di presentazioni, però mi permetto ugualmente di presentarlo, Nichi Vendola, un politico, un saggista, uno scrittore. Si è laureato in lettere presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro con una tesi su Pierpaolo Pasolini con relatore il professor Arcangelo Leone De Castris. E ovviamente come scrittore ha scritto numerosi libri, sia di saggi, ma quello che voglio ricordare è il suo ultimo libro, Patrie, una raccolta di poesie, edito da Il Saggiatore nel 2022, in cui Nichi, in questo libro, è anche un confronto con Pierpaolo Pasolini. Attualmente è anche uno sperimentatore del teatro. Il titolo della sua pièce teatrale è Quanto resta della notte, un titolo quasi in bilico tra un Céline e un Fitzgerald. Il titolo del suo intervento è Un oscuro scandalo della coscienza. Prego, Nichi. Io immagino una certa stanchezza, soprattutto per i ragazzi, perché Pasolini è già di per sé un oggetto complesso e molto mistificato. E
Quindi, piuttosto che infliggervi la lettura della relazione che avevo scritto, preferisco ragionare a braccio su alcuni temi. Mi pongo una domanda. Questa straordinaria versatilità di un intellettuale che passa dalla poesia al romanzo, dalla drammaturgia alla sceneggiatura, al cinema, al saggio critico, diventa un polemista che è centrale nella vita pubblica, come nella sua bellissima relazione per Sormazzoni ci ha spiegato. Questa versatilità è il segno di un eclettismo, di un eruditismo, questo frequentare, diciamo, registri formali, strumenti creativi i più vari. Ha un filo rosso, c'è un fil rouge che lega dall'inizio alla fine, naturalmente dentro un percorso di continua evoluzione, ma c'è una cifra che identifica la passione intellettuale di Pierpaolo Pasolini? Io credo di sì, ed è tanto evidente quanto occultata. Occultata innanzitutto dal pasolinismo, dai pasoliniani, da chi ha trasformato Pasolini in un gadget politico-ideologico, a sinistra e a destra. A chi ultimamente, persino la leader di una formazione di estrema destra, ha recuperato Pasolini. E badate, io penso che bisogna avere veramente rispetto per i testi e per la produzione, per il lavoro di Pasolini, evitando di estrapolare una piacevole e comoda antologia, ciascuno per le proprie necessità dell'oggi, perché questo non è giusto. Amare Pasolini significa collocarlo nel suo tempo storico, significa comprendere le sue contraddizioni, significa leggerlo criticamente, non mimeticamente, non emularlo. E lo dico perché per la mia generazione liberarsi dal fantasma di Pasolini è stato molto difficile. Se io avessi dovuto scrivere un poemetto pasoliniano, lo avrei intitolato Le ceneri di Pasolini, come Pasolini aveva intitolato il suo poemetto centrale Le ceneri di Gramsci. Qual è questo filo rosso? Pasolini esordisce con un testo poetico in dialetto friulano, Poesia Casarsa. Siamo nei primi anni 40 e il dialetto è la lingua materna, è la musica materna ed è la musica di questo mondo contadino che è un mondo incontaminato, un mondo che vive quasi al di fuori, al di qua della storia. Pasolini, vedete, negli stessi anni iniziali scrive un romanzo che sarà edito, che è Il sogno di una cosa. È un romanzo in cui si raccontano le lotte dei contadini friulani, in quel periodo erano in tutta Italia le lotte dei braccianti per l'imponibile di manodopera, cioè per imporre ai proprietari terrieri di assumere un certo numero di lavoratori contro la fame, contro la disoccupazione, le lotte, diciamo così, contro il latifondo, contro rapporti sociali arcaici. Il sogno di una cosa, è bellissima la frase di Carlo Marx, da cui desume, esiste nel mondo il sogno di una cosa, ma è un sogno che rimane sogno perché non vi è coscienza del sogno, cioè è il sogno di un'umanità liberata. Sarà Franco Fortini che rivelerà
questa citazione a Pasolini, che conoscerà poco di Carlo Marx, lo leggerà tardi. E invece contemporaneamente Pasolini in quegli anni scrive un libro che sarà edito postumo, se ricordo bene, che si chiama Amado mio e Atti impuri, che sono i racconti esattamente dell'eros, di questa adolescenza mitica. Quindi siamo dentro un contesto, quello di un mondo popolare, che quasi è prima della storia. La storia è un dovere esterno alla poesia, quasi nemico della poesia. Voi sapete, alla fine degli anni 40 verrà denunciato per atti osceni, verrà espulso dal Partito Comunista per indegnità morale, sarà per Pasolini un trauma drammatico e fuggirà con sua madre Susanna a Roma, dove, diciamo, cercherà di ricostruire una collocazione, un luogo alla sua passione intellettuale. E Roma è la scoperta delle borgate, la scoperta di un'altra lingua diversa dalla lingua della televisione, che lui aborriva, che chiamava in termini, diciamo così, saggistici, petrarchismo, il petrarchismo contro cui si scatena nei saggi critici in officina, rivendicando il plurilinguismo dei dialetti. Perché che hanno i dialetti di caratteristico? Sono parlati da parlanti popolari, sono lingue spurie territoriali, e in questo senso, nella loro sensualità e nella loro musicalità, i dialetti sono il deposito della poesia, contengono il segreto e i segreti della poesia. A Roma si definisce, ma già negli anni 40 aveva scritto L'usignolo della Chiesa Cattolica, subito dopo Poesia Casarsa. L'usignolo della Chiesa Cattolica già annuncia, soprattutto nella sezione, in una delle sezioni di questo poema, che si chiama La scoperta di Marx, annuncia la sua, diciamo, come posso dire, la sua confessione, che diventerà il centro della sua elaborazione. Perché ho nei tuoi confronti una fiamma di lieve carità? Parla di Marx, non intendendo l'opera di Marx, che non conosce. Parla di Marx così come parlerà di Gramsci, in quanto personaggi simbolo di un mondo che è quello del dover essere, no? È obbligatorio schierarsi, non si può essere indifferenti, ma tuttavia io, questo dice Pasolini, ho una fiamma di lieve carità nei confronti di ciò che dice ancora, un cuore leggero, mentre sono gli anni in cui si chiede agli intellettuali di essere impegnati. L'intellettuale engagé, l'intellettuale deve avere un cuore pesante, il cuore del sentirsi costruttore della storia. Ma lui si sente in qualche modo minacciato dalla storia e dal mutamento. Arriva a Roma, scopre le borgate, e le borgate diventano lo scenario di Accattone, di Mamma Roma, questi straordinari film di questo straordinario bianco e nero, in cui comincia a vedersi che cosa? Quello che sta minacciando le borgate, l'inizio dell'urbanizzazione, del boom economico, quello che nei suoi romanzi romani, soprattutto in Ragazzi di Nita, cioè il romanzo più robusto,
Una vita violenta sarà il romanzo incompiuto, quello che penso più farà soffrire Pasolini per il suo tentativo di renderlo un romanzo edificante, no? Una vita violenta è la storia di un ragazzo di vita, del ricetto che si prostituisce, che è un malandrino. E c'è un episodio che spiega esattamente che cosa sta accadendo mentre muta lo scenario antropologico, urbanistico, cambia Roma. Le periferie a poco stanno cambiando il volto, arrivano i palazzoni, le sagome dei palazzoni, no? Dove va ad abitare mamma Roma, è una fuga dalla borgata, è l'ingresso in una condizione piccolo borghese. Il Riccetto, quando è ancora un ragazzino borgataro, si tuffa nelle acque del Tevere, rischiando la vita per salvare una rondine che ha le ali impigliate tra i rami di un albero, di un ramo di un albero. Quindi un atto di generosità con sprezzo del pericolo. 6 anni dopo, quello stesso Riccetto, mentre sta disperatamente lottando per non affogare un suo compagno di giochi nel Tevere, girerà la testa dall'altra parte. Non si tufferà come si era tuffato per salvare la rondine, perché dentro di lui è entrato, diciamo così, qualcosa di stravolgente, che lo ha disidentificato. Non è più il Riccetto delle borgate, è un'altra cosa. Una vita violenta invece è un romanzo in cui lui cerca, devo dire, ho provato tante volte a immaginare quanto fosse insoddisfatto Pasolini, quanto potesse essere insoddisfatto di aver immaginato la vicenda di Tommaso Puzzilli, malandrino, anche lui borgataro, anche lui marchettaro, anche lui che finisce in galera, in questo limbo in cui non si sa bene che cosa accada, e che è uscito dalla galera. È un Tommaso redento, talmente redento che si iscrive al Partito Comunista, che cerca che diventa un bravo lavoratore. È come in un copione da romanzo verista, sembra quasi un racconto di Verga. Aveva curato la tisi di cui si era ammalato, ma nel corso di un'alluvione a Roma salva una borgatara che sta affogando e prende tanto di quel gelo, di quell'acqua, che sarà fatale per lui. Il salvataggio di quella persona lo porterà a morte. E, diciamo, si capisce che quella insoddisfazione poi produrrà una fuga di Pasolini alla ricerca di altri luoghi che rappresentino che cosa? Un mondo puro, il mondo in cui ancora può abitare la poesia. E che cosa accade con veramente l'oggetto più manipolato e frainteso di Pasolini, le ceneri di Gramsci? Non è un poemetto progressista, non è quelle terzine, non stanno cantando la bellezza dell'impegno, no. L'oscuro scandalo della coscienza, che è il titolo di quella che avrei voluto leggervi della relazione. Che cos'è l'oscuro scandalo della coscienza? È lo scandalo del contraddirsi. Dice a Gramsci, cioè lui sta nel cimitero degli inglesi, no? Che è il cimitero dove è sepolto Gramsci ed è sepolto anche Shelley. E dice, lo scandalo del contraddirmi, dell'essere con te alla luce della ragione, ma contro di te nelle buie viscere. Contro di te perché
quello che io amo nel popolo è la sua dimensione di millenaria mitologia, non la sua lotta. È qualcosa che precede la storia, tanto che piange ciò che muta, anche per farsi migliore. La luce del futuro non cessa un solo istante di ferirci. Cioè, il movimento della storia, il movimento anche dell'emancipazione, è un movimento che disidentifica i luoghi e i corpi della poesia. Questo è il punto. E da questo momento la sua fuga dai luoghi della modernità sarà costante, e tutto quello che lui farà avrà questo elemento, la ricerca e il ripudio costante di quello che lui fa dovrebbe essere guardato con più attenzione, fino alla abiura, no? Pronuncia questa parola, la abiura. In realtà lui aveva abiurato anche dai romanzi, aveva abiurato anche da una vita violenta. Si butta nella ossessiva ricerca di quell'altrove estraneo alla storia e alla modernità in cui è depositata la poesia, e lo cerca nei classici, nella mitologia greca. La sua drammaturgia è incredibile, con l'annuncio, diciamo, di quanto il mondo del cambiamento e la nuova civiltà possa essere pornografia e omicidio. Lo si vede in Porcile, lo si vede nella sua Medea, lo si vede in questo rapporto incredibile, diciamo, con la grande letteratura greca. Poi la ricerca disperata sarà il tentativo di ripristino di un mondo mitologico primigenio attraverso l'uso della letteratura medievale, l'invenzione di un boccaccio napoletano, il Decamerone, no? Collocato a Napoli, che profuma ancora come città, come antropologia, profuma ancora di una qualche resilienza nei confronti del mutamento della storia, perché è ancora un luogo in cui il dialetto è la lingua. E sarà il Decamerone, poi sarà ciò sarà i racconti di Canterbury, quindi il Medioevo del Nord Europa, ma poi finisce e allora fugge verso l'Oriente, sarà il Fiore delle Mille e Una Notte, luoghi dove ancora l'eros profuma di vita, non è l'eros mortuario, è la pornografia criminale che troveremo squadernata con geometrica lucidità nel Salossad dell'ultimo periodo. Ma quando ha costruito questi tre film, la trilogia della vita, si rende conto di un fatto: lui li aveva costruiti come l'ultimo disperato tentativo di inneggiare a un mondo che è nemico del consumo, del consumismo, del genocidio culturale, dell'omologazione culturale. E che cosa accade? Che quei tre film diventano oggetti di un successo di pubblico, diventano grandi oggetti di consumo. E lui si sente prigioniero di questa contraddizione, no? Quelli che dovevano essere i capolavori cinematografici della critica anticonsumistica diventano il monumento al consumismo. E allora lui abbiura. Perché? Lo scrive in un verso in Poesia in forma di rosa, ed è il verso che mette in bocca a Orson Welles poi nello splendido cortometraggio della Ricotta: io sono una forza del passato,
è dentro la tradizione il mio amore. Perché ci tengo a sottolineare questo punto? E questo poi fino alla fine, fino a quella enciclopedia delle ossessioni pasoliniane che sarà Petrolio, un romanzo uscito, che viene pubblicato 17 anni dopo la sua morte, perché l'Italia è un paese bigotto, clericale, un po' fascista, fino allo spasimo, e quindi si è avuto difficoltà di fare i conti, diciamo, con questo protagonista e con le sue contraddizioni, ma perché si enfatizza lo sguardo profetico di Pasolini sui processi di omologazione. È vero, ma è incompleto dire questo se non dici che lo sguardo di Pasolini accoglie acutamente delle tendenze di fondo, ma il suo cuore non è rivolto al futuro o a immaginare un nuovo futuro. Il suo cuore è il regresso. La sua è una critica regressiva della modernità. Perché? Perché l'impianto strutturale della sua poetica è questo: la storia e la poesia sono un'antitesi incomponibile. Lo dice sul titolo del suo libro Passione e ideologia. Lui dice: la E, passione e ideologia, la E non è un'endiadi, è un ossimoro, cioè passione e ideologia sono due termini inconciliabili. L'ideologia appartiene a una dimensione esteriore, esterna, deontologica, e invece la passione appartiene a un sentimento e una visceralità che appunto abbracciano e conservano la cosa per Pasolini più preziosa. Qual è la cosa per Pasolini più preziosa? È la palpebra lieve di Ilaria del Carretto. Se voi andate a Lucca, nel sepolcro di Jacopo della Quercia, c'è questa scultura meravigliosa di Ilaria del Carretto, no? Che lui celebra sempre nelle Ceneri di Gramsci. La bellezza eburnea, l'estetica passione, questo, diciamo, mi spinge a creare. La creazione è una fuga da qualunque costrizione del dover essere, da qualunque idea dell'impegno che non sia la celebrazione della bellezza, che non sia il raccordo con la sacralità del passato e della tradizione. Ecco, questo Pasolini, così frainteso, è stato oggetto di una persecuzione che dice molto di che cosa è stata l'Italia. 120 denunce e 20 processi penali. Oggi bisognerebbe pubblicare le requisitorie dei pubblici ministeri, perché diciamo, l'omosessualità di Pasolini è sempre considerata il corpo del reato, e riuscire a vedere blasfemia in un film religioso, di grande religiosità come La Ricotta, religioso quanto è religioso il Vangelo secondo Matteo, non comprendere, fraintenderne il senso, era proprio il segno di quanto la piccola borghesia, diciamo, la cui cultura ha dominato l'Italia del dopoguerra, non potesse comprendere, giustamente non potesse e non volesse comprendere, diciamo, il suo nemico giurato. Pasolini è un intellettuale borghese, ed è un nemico della piccola borghesia. È un intellettuale la cui grandezza è nella capacità di radiografare questa sua contraddizione di fondo, no? Nell'offrire al mondo la lettura della sua diversità, che prima di essere una diversità, ci tengo anche questo a dirlo, di orientamento sessuale,
è una diversità di statuto intellettuale, è la diversità del suo essere figlio di un mondo borghese, di una cultura grande borghese. E in questo è nemico della cultura piccolo borghese, della sua mostruosità, della sua oscenità, della sua ignoranza di fondo. Ecco, ho finito. Io penso che valga la pena riconfrontarsi con, in un'Italia come quella di oggi, in cui la discussione pubblica è attraversata dalla povertà di un vocabolario, diciamo, che lascia sgomenti, in cui la politica è nella sua globalità analfabeta, la cultura ha completamente divorziato dalla politica, in un paese in cui si discute di fronte a una guerra che ci assedia con il metto in testa, con le urla dei talk show e gli anatemi reciproci dei talk show, ritrovare il gusto della provocazione colta, della provocazione intellettuale, no? Portata fino alle sue estreme conseguenze, di Pasolini che propone l'abolizione della scuola o l'abolizione della televisione, di Pasolini che coglie però un punto giusto, no? Perché lui dice: l'uguaglianza che cos'è? È la standardizzazione a livello piccolo borghese dei diritti di tutti, del linguaggio di tutti, dei sentimenti di tutti, cioè l'emancipazione e la trasformazione di una cultura storicamente determinata come la cultura borghese, piccolo borghese, come se fosse il destino dell'intera umanità. Pone delle domande che io credo sia interessante accogliere e affrontare, ma non banalizzandole, appunto, non riducendole a un gadget ideologico. Io penso che Pasolini sarebbe molto incazzato per il centenario di Pasolini, perché la quantità di porcherie che sono state pubblicate, di cose che, diciamo, che hanno soltanto un significato commerciale, no? Questa mercantilizzazione di questa icona pop che è diventata Pasolini, come si è fatto di Merlin, o il fatto che si debba costruire nell'immaginario l'idea che Pasolini è una specie di Che Guevara della letteratura, no? Se dovessi trovare uno a cui compararlo, io direi, se posso usare una provocazione greve, Yukio Mishima, che è stato il più grande poeta e il più grande scrittore giapponese, anche lui omosessuale, un nostalgico dell'impero, uno che aveva tentato il colpo di Stato per restaurare il criterio della divinità dell'imperatore giapponese, no? Uno che quindi rifiutava la modernità e che si è ucciso con il suo amante nella cerimonia degli antichi samurai, la cerimonia del seppuku, no? Queste due vite, diciamo, queste due morti sul crinale del rifiuto della storia, no? In fondo anche Pasolini va a morire, assomiglia molto, per questo profetismo a volte c'ha qualche aggancio con le cose che sono accadute, assomiglia molto alla morte del corvo in Uccellacci Uccellini, schiacciato del corvo, l'intellettuale Pasolini con la voce di Alfonso Leonetti, no? Che viene schiacciato da questi due protagonisti, Totò e Ninetto Davoli, che sono proprio il mondo mitico popolare che si sta imborghesendo. Ecco, ma è morto lì, nel fango dell'idroscalo di Ostia, in quella notte del 2 novembre del 75, dopo poche ore dopo aver consegnato a Furio Colombo, un grande giornalista inviato della Stampa, delle parole incredibili: attenzione, l'inferno sta salendo da noi. Se posso citare questa ultima cosa di Pasolini, è veramente struggente immaginare che cosa lui dica: la tragedia
è che non ci sono più esseri umani, ma strane macchine che sbattono le une contro le altre, e questa tragedia è iniziata con quell'universale e perverso sistema di educazione che forma tutti noi. Il panorama è cambiato, qui c'è voglia di uccidere, e questa voglia ci lega come fratelli sinistri di un fallimento sinistro di un intero sistema sociale. L'inferno sta salendo da voi, siamo tutti in pericolo. Ecco, si compie questo pensiero, diciamo, apocalittico, questo repertorio infinito di metafore cupe, agghiaccianti, si compie biograficamente nell'esito, nel compimento della sua vita, lì nell'idroscalo di Ostia. E questo è anche uno delle ragioni del resistente fascino, del resistente successo di Pierpaolo Pasolini. L'unica cosa che io penso sia importante dire è che bisognerebbe restituire Pasolini a Pasolini, non interloquire con un fantasma, con un ologramma o con un'icona di facile consumo, ma bisognerebbe fare questo, ricordare a noi stessi che il dovere che abbiamo non è di celebrare miti, ma è di conoscere ciò che è stato, perché soltanto la conoscenza di ciò che è stato ci impedisce la comprensione del presente. Noi non capiamo quasi niente di quello che ci accade attorno, perché abbiamo smesso di interrogare il passato e abbiamo anche smesso così di sognare un futuro migliore. Grazie, grazie a Nichi Vendola, grazie per questo suo spaccato di vita e di questo suo spaccato di vita in relazione a Pierpaolo Pasolini. Io la mattinata è conclusa e non vogliamo abusare ulteriormente della vostra pazienza. Desidero ancora ringraziarvi. Tutte e tutte, ma soprattutto le scuole, le tre classi che oggi sono qui con noi, perché questo luogo è vivo, l'università è viva, l'università è accogliente, è aperta, perché siete voi a renderla tale, perché il futuro siete voi. Grazie, grazie, grazie per esserci stati fino alla fine. Grazie di tutto cuore, buon proseguimento di giornata.